pesante. Gli Olimpo a un passo dal fallimento. Solo Crispo resiste e regge la baracca. I Redlock per la prima volta perdono la prima partita in God League. La giornata viene sospesa dalla pioggia e domani in campo la Fucina con il girone blu. Buonasera OCV. Buonasera Fucina e popolo della GOT. Pesante. Buonasera. Allora, calma. Ma come fa a esserci il Pancio? Come cazzo fa a esserci il Pancio che sta là a Milano con la GOT? Come cazzo fanno? Coglione! Fuori! Allora, calma, be painful, calma. Non ci agitiamo. Calma. Dov'è il Pancio? Dov'è il Pancio? Vaffanculo! A te vaffanculo! Cosa significa? Stava in mezzo al diluvio. Ha fatto 10 ore di live. Ricoglioniti. Oh, grazie per la sub. Chi ha fatto la sub? Grazie. Grazie. Forza Inter. Calma. Allora. Mi calmo. Ragazzi. È il Pancio. Vaffanculo. Spam dice il Pancio. Allora, oggi giornata storica importante, perché per la prima volta sono caduti i Redlock. Avanti fucinisti, avanti sciscionisti, i Redlock hanno perso. Calma. Allora, faccio entrare subito chi mi ha sempre accompagnato e chi ha creduto in me fin dall'inizio. Adesso conduciamo insieme una trasmissione, il vero e originale e unico salotto della GOT. Ciao Greg! Buonasera a tutti, buonasera. Uscite fuori sbandierate, fucinari. I Redlock, psicodramma Redlock. Ragazzi, psicodramma Redlock. Stiamo godendo, possiamo dirlo? Sì. La sera la connessione di Greg va peggio che mai, però adesso ti vediamo un po' sgranato, forse migliorerà col tempo, se no proverai ad uscire e rientrare. Mi vedi? Sì, ti vediamo. Un po' non in HD, ma va bene lo stesso. Vabbè, stiamo godendo i fucinisti, Roberto. Ovvio. Assolutamente. È bello anche così, dai. Ieri l'avevo previsto, mi prendevate per pazzi in live, ieri l'avevo previsto, Occhio, ha visto la partita, Francesca? Se ha visto le partite, le mando il link, importante. Ma, ovviamente, non è OCV senza chi questa sera è ancora più triste degli Redlock, anche se c'è una partita da recuperare, è stata interrotta mentre vincevano. E allora diamo il benvenuto al tifoso più grande della squadra biancorosa della GOT League. Ciao! Raga, io mi prendo le croci. Mamma, veramente a pezzi. Io tifo solo le squadre scarse. Quelle forti a me non piacciono tanto. A pezzi, Gio. A pezzi. A pezzi proprio.
Vabbè, ma insomma, c'è una partita da recuperare. Stavate vincendo. Tra l'altro, un crispo. Sì, ho visto, vabbè. Però si poteva fare di più in generale, no? Possiamo dire a bellezza crispo maggiore di Sespo? No, 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 come no? effettivamente no. Psicodramma Sespo. Vabbè, questo è perché Dai. non mi invia da cena. Secondo me se mi invia da cena gli portavo fortuna. Cavoli suoi. Tra l'altro oggi vedove di tutti praticamente gli Olimpo. Psicodramma Olimpo pesante comunque. Ma, Molto pesante. ovviamente ragazzi, se esiste la GOT è anche merito suo. Perché ci mette la firma, ci mette lo zampino, ma soprattutto scopre i talenti della GOT. Ma lui ha il cuore nero verde. Buonasera a tutti, Ma ragazzi, ma buonasera a tutti. che Ciao, ciao a presentazioni tutti. faccio Oh, stasera? Bellissimo. comunque, tanto devo dire una cosa. Non so se hai visto Attenzione. le storie Instagram del nostro presidente Manfredi. Oh mio Dio. La Che ha Furia detto? Roca vince contro il Redlock, dice Canella miglior DS. Subito dopo la Furia Roca perde 7-4 contro gli Oregon. Aspetta, non è finita. Grazie di cuore veramente! Oh, chi è? Te Chi è lo sto pazzo? meriti veramente, grazie di cuore! Hai sentito da Sono Waller? sempre Sì. nei L'avevi già sentito? Hellets 97 ne mette 5 Harry! Perché crede in Grande, noi? grande. Hellets! Grazie, grazie. Finisco. Poi, quando gli Oregon vincono contro la Furia Roca, Manfredi fa la sua storia. Andy Nye, migliore allenatore. Andy Nye stava perdendo contro gli Olimpo. La fortuna di Andy che si sospende la partita. Che schifo, che La schifo. sentenza di Manfredi. Comunque, voglio dire una cosa, Don. Secondo me, l'errore è non aver fatto andare la partita direttamente in shootout senza fare la ruota. Perché sennò così non si perdeva tempi di gioco. Succede, ma tanto la recuperano ragazzi. Ciao Carenza! Se vuole entrare il Ciao link, Carenza. anche Carenza, che oggi si è visto Poi, i tutte le partite. Redlock sono ancora prime, noi ci esaltiamo che hanno perso, hanno fatto un Vabbè, punto, ma sono però, ancora oh, primi. Vabbè, però, cavolo. comunque stanno iniziando E che cazzo? Sono a scendere. Cioè, 20 ma anni ci che non sta. perdevamo. Da quando Oh. esiste la GOT che non perdiamo una partita? Da 11 mesi che non perdevano, avrei quasi un Un anno. po' dovrei tifare il Redlock perché sono un po' come la Juventus, eh? Sono un po' come la Juventus. Però, allora, Sono altri Sturgnolo occhi. era come Allegri, ma ragazzi, è tutto l'affetto. Ron. Però, aspetta, Ron ce lo racconterà il tifoso ultras facinoroso dei Redlock, sempre a litigare e pronto alla guerra. Buonasera, Rick di Redlocrazia. Ragazzi, oggi è psicodramma. Stasera è il Oggi è giorno, psicodramma. Oggi è psicodramma. È andata. Avete Dai, è vinto. andata, non Abbiamo esagero. perso. Abbiamo perso. Avete Dai, una vinto. volta abbiamo perso. L'imbattibilità, dai, l'imbattibilità, No, siete capito? Una primi. volta perdono pure i migliori, quindi Sì. non ti Vabbè, abbattere. va bene, Non era mai va bene. successo che i Redlock facevano meno di 4 punti. Ah. Scusa, oggi ne hanno fatto uno, no? Oggi uno. Uno Uno in due solo. partite, non era mai capitato. Adesso tanto ci andiamo a vedere la classifica, ci andiamo a vedere. Ma chi è che scrive con il nome? Lei quanti dipendenti ha? Ma quanto è grossa la sua azienda? Mi scusi. No, no. Quanto fattura Redlocrazia? No, è zero, zero. Siamo in tre, quindi ora Ricchissimi, ricchissimi. Ricchissimi. Più ricchi del Massè. Guarda, pure questo, Redcrazia, ma vabbè. Allora, comunque, non è finita qui perché abbiamo un altro Ultras, questa volta più buono, ma pronto a prendersi la testa del girone. Oggi si è fatto 8 ore di telecronaca, ma è qui a metterci la faccia al posto del suo presidente. Lui è un angelo, a differenza del demone. Buonasera. Capo Ultra di cosa? Scriva Buonasera. degli Oragon. Sera, sera. Ah, degli Sera. Oregon, eravamo così. Sì, ovviamente gli organi. No, comunque magari 8 ore di stream. Oggi mi sono fatto soltanto quella la prima degli organi, la seconda neanche l'ho guardata, proprio ero fuori. Infatti, avevo visto, ma abbiamo perso. Cioè, cosa
cosa è successo? È stata sospesa la partita. Sospesa la partita per il maltempo. È stata sospesa, però avete ancora due minuti per prenderla. Domani? No, no, la prossima. Tra due settimane. Ragazzi, tra due settimane. Minuti, se questi due minuti la sfruttiamo bene, stiamo in testa. Tutti a metterci in fondo alla classifica qua. Sì, ma deve finire ancora. E non è ancora arrivato Damiani, che Damiani dovrebbe essere il nostro bomber di punta. Minchia. Vincere... Comunque non è detto che la prossima gli Oregon sono prima. Per altre due partite. Sì, sfruttiamo bene questi due punti. Poi appunto non ho guardato la partita contro l'Olimpo, non so dire com'è. Però non si è detto ancora che la recuperano tra due settimane, lo diranno direttamente al salotto. Si deve ancora sapere, ok. Vabbè, comunque penso che recupereranno, lo diranno sicuramente lunedì al salotto, però anche domani penso che magari esce in discrezione. Comunque complimenti agli Oregon contro la Fuori Roca, perché battono la Fuori Roca che hanno battuto i Redlock. Gli hanno fatto adesso veramente una squadra forte, c'è, però contro di spera. Noi che senza spera. Cioè, secondo me c'è spera roba, tanta roba, Per spera sì, tanta roba, però mi è piaciuto molto il bandito, com'è che si chiama? Fidati del Don? Federici. No, non penso. Federici, esatto. Federici. Ah, ragazzi, Federici è un fenomeno, ma che cazzo fa? Cioè, ragazzi, ma oggi sono usciti dei giocatori allucinanti, oh! Sì. Ma ha cambiato 3-4 giocatori, Ender, aspetto... Ma è gente nuova, io non sapevo neanche il nome di queste persone qua. Agu, ti mando il link. Agu non ce l'ha? Allora? È perché non sa... Ma gliel'ho scritto, ma gliel'ho scritto nel gruppo! Ti ho scritto nel gruppo, pezzente! Ah, è pezzente. Allora, do una comunicazione in tema Magic Got. Visto che la partita è stata sospesa... tutti i voti di Olimpia Oregon saranno 6 politico. Oh mio Dio! Ma anche i bonus non saranno presi? Sì. No, sei politico. Sei sicuro di dire questa cosa adesso? Cioè, Crispo, Caronte, Porrini, migliorati, questi non vengono considerati? No, nessun bonus. Tutti sei oh politico. Mio Dio! Psicodramma! Magic God! Ragazzi, signori, l'algoritmo è algoritmo. Sento di dire anche io un po' di vergogna. Cos'è questo schifo tremendo? Comunque, devi mandare il link a Shishon. Devi mandare. Gliel'ho mandata. Ridateci i soldi dell'iscrizione. Io ho pagato 100 euro. Voi no? Aspetta. Come scamo? Scusate. Un uomo che nel 2024 non riesce ad entrare in una live. Un link. Non me l'hai dato. Imbecille, non me l'hai dato. Ma lavora qui da. Lavora. Lei è qui da 5 anni. Non me l'hai dato, non ce l'ho. Ma ti ho detto che era nella stanza V-Factor. Come sta? Ma che cazzo significa? Manda il link e basta, no? Ma che ci fa tanto? Ma che davvero? Buonasera. Comunque l'ennesima truffa è andata in scena. Io ho assistito a 30 secondi, poi sull'ennesima truffa ho girato. Allora, all'inizio, la prima partita, io vado... La prima partita. Entra un certo Massella, che l'altra volta stava in live. Questo è VIP. Perché VIP? È VIP. Aspetta. Ti ha sposato una che faceva l'attrice. No, che faceva. Allora, mi sono stato zitto. A un certo punto gli fanno a Masseo. Vabbè, ma c'hanno il profilo condiviso. No. Ma c'ha 150.000 follower. Mamma mia. Ma che cazzo è bello, non fa contenuti? Che c'entra? Non c'entra. Come non fa contenuti? No. Ma c'è proprio la brutta fine. Ma perché ha sposato? No. Così, è marito quindi se divorziano non è più VIP. Ma con chi è sposato, ragazzi? Che attrice? Ma fa 100-200.000 views. Ma ti stai lamentando inutilmente perché tanto punto hanno fatto. No, ma io è proprio il concetto. Noi abbiamo un presidente che è un imbecille. Allora, lo Iodice è il cugino della Lecciso, lo sapete? È di terzo grado. Va bene, allora. Ce l'hai solo dentro pure io. Ci stiamo dentro pure io.
psicodramma VIP. Sposata con la dei Cesaroni. Sposata con la dei Cesaroni. Porta rispetto per i Cesaroni. Non manco mai visto una puntata di Cesaroni. Porta rispetto per i Cesaroni. Porta rispetto. A me basta vedere ogni porta a voce. Cioè, quindi se vedi la replica, cioè, quella è originale, no? È come se leggi. Ecco, no, basta che vedi i romanisti che già certo. Che ha fatto Alice. Ha fatto Alice. Tutto, le bicchiere. È una puntata. Vabbè, raga, calma. Torniamo nel tema Got League. C'è stato già un psicodramma. Vediamo la classifica che mi sta condividendo Harry. Posso? Vediamo la classifica di oggi, ovviamente con l'asterisco, un po' come quella della Serie A alcune volte. Esatto. Allora abbiamo, vai, leggila tu Harry. Allora, Redlock attualmente primi perché devono aspettare cosa fanno gli Oregon a 7 punti, poi la Fiora Rocca che spreca il match point per andare in primi in classifica, ma rimangono secondi a 6 punti, poi gli Oregon a 6 ma devono recuperare i 2 minuti extra, Eternals 5 punti, hanno pareggiato 2 volte e Olimpo una parte... due punti hanno fatto oggi gli Eternals, 5 punti vanno. No, 2 minuti, non ho capito, 2 minuti di che? Gli Oregon devono recuperare 2 minuti. Non lo sai? E gli Olimpo... È stata interrotta l'ultima partita per maltempo, mancano 2 minuti, c'è stato un acquazzone tremendo con fulmini e saette, quindi vanno recuperate la settimana prossima. Sul risultato del 5-4. Eccola qua. Oregon miglior difesa della GOAT, non ricordo se era della ruota i 2 minuti o se erano della ruota. Che ruota era scelta? Appena segnato, la cosa assurda è che Andy chiama pure la VAR, ma tu fai proseguire, cioè non fai perdere un tempo, chiama la VAR e lì poi sospendono la partita perché stava iniziata a diluviare. È colpa di Andy, scusate. Allora, diciamo che... Allora, partiamo una cosa alla volta. Partiamo dalla prima partita che è Redlock contro... Arriva la prima sconfitta, è Redlock, che penso che Augusto abbia visto. La prima sconfitta della... Poi mi sono svegliato il shootout. È vero, è stata una partita abbastanza tesa, i primi due tempi, perché Brutta. Dici, Augusto. No, ho visto squadre un po' bloccate, secondo me i Redlock, il fatto che cambiano ogni giorno giocatori, cioè sono un po' un cantiere aperto, perdono pure un po' di certezze. Dall'altra parte io non ho capito la mossa di mettere Gipata fuori, poi l'hanno messo dentro e quando l'hanno messo dentro qualcosa ha fatto, però poi la partita in sé per sé, proprio 15 minuti di calcio primo e secondo tempo, non sono stati eccezionali, cioè il secondo tempo proprio brutto. La ruota l'ha un po' ravvivata, però onestamente ecco, mi aspettavo qualcosa di più da tutte e due le squadre. Sì, sono d'accordo, è stata una partita... Vai Harry. Voglio aggiungere una cosa sui retro che cambiano ogni volta la squadra. Questa volta hanno dovuto per forza cambiare, perché uno purtroppo li ha lasciati per andare dall'altra lega e hanno preso sto VIP nuovo che ha segnato oggi. Che tornerà, spera, quindi... No, veramente... A Nasi erano pure due. Però. Aspetta che metto anche la Got League. Ci vediamo anche un po' di highlights. Intanto mando gli highlights della prima partita. Anche se ho perso una partita, non mettono più i risultati su Got League. Come? No, volevo dire. Non c'è un risultato di una singola partita, né nelle storie, né nella. Dici. I risultati non li mettono dall'altra volta, cioè non li stanno mettendo. Ma anche nelle storie, se posso sapere come sono. Ma nelle stories dalle finals che non li mettono più. Vabbè. Ma dov'è il gol pazzesco di Cepata? Qui o l'altra? No, di Cepata è dall'altra partita. Vabbè, qui comunque fa doppietta Cepata. Tra l'altro Ciccione è Tortelli, migliorato Tortelli. Sì, è vero, è più carino. Guarda, è diventato un po' meglio, sì. Eccolo qui. Bellino. Possiamo dire? Ah, ma ho sentito un'altra cosa. Allora, attenzione, c'è un presidente che mi ha chiesto il link. Attenzione. Oh mio Dio. Attenzione. Allora. Il presidente mi ha chiesto il link. È il Massimo.
Comunque, io non so se siete d'accordo, ma io ho visto sottotono Fichera in questa giornata. Verissimo. Più che sottotono, proprio nervoso. Non so per quale motivo. Ma si è strappato i calzettoni troppo, secondo me. Eccolo il gol di Massella, il primo gol di Massella nella Got League, tra l'altro primo di un po' di gol, non so quanti gol abbia fatto ma parecchi. E qua, caro Sciccio, c'è la Sciccione move di Canella, quindi a Manfredi che la vuole sostituire con Canella. Qui utilizza esattamente la sua mossa. Aspettano, noi abbiamo il presidente più scarso di tutta ultimi 9 secondi e qui Conte per Jepata, gol e 2-1, vanno al secondo tempo su 2-1, ma è giusto dare i meriti giusti a chi sta facendo la storia di questa Got League puntando sul miglior allenatore del mondo. Eccomi. Buonasera, presidente. Buonasera, non ho i capelli unti, non è olio. Quindi io sono entrato semplicemente per dire una cosa. Prego. Purtroppo alcune cose accadono. Avete visto, abbiamo utilizzato la carta VAR all'ultimo durante il secondo tempo, pur sapendo che l'arbitro aveva sbagliato, perché si vede che l'arbitro ha sbagliato la decisione. Ma l'arbitro comunque ha deciso di non andare a verificare la carta VAR perché c'era la pioggia. Abbiamo perso 2-3 minuti del secondo tempo. Ma c'è uno morto dietro. Cos'è? È suo fratello. Ma è vivo. Abbiamo perso 2-3 minuti. Fatelo finire. Effettivi del secondo tempo. È reato qua. Mamma mia. Quindi. No, la mano no. Per dire questa cosa qui. Sono qui per dire che l'arbitro, perché c'era la pioggia, e capisco. Come giusto che sia, ha stoppato durante la ruota, doveva stoppare prima di prendere la decisione e di dire ok, perfetto, facciamo perdere tempo e stoppiamo. Io mi sono alterato molto, sono andato dai ragazzi della Lega, ero molto incazzato, ero proprio pieno di adrenalina, pensavo di essere Iron Man in quel momento, stavo per tipo lanciare fiamme dal mio corpo, ma fortunatamente mi hanno calmato, ho detto ho fatto delle cose, ma sono stato calmato. E quindi sono qui. Hanno culato come l'altra volta, abbiamo capito. Aspetteremo la decisione della Lega per capire cosa. Sì, aspetta, sono fiducioso, mi raccomando, tranquillo. Vai sereno, caro mio. No, io sono sicuro. Sono sicuro che la Lega capirà e aiuterà. Sì, io sono sicuro. Perché secondo me quei tempi erano un pochino messi tutti. Io sono più sicuro di te, guarda, tranquillo. Sì, sicuramente. Io voglio che questa clip vada nel salotto, voglio che questa clip vada da tutte le persone. Io confido nella Lega, mi sono alterato. Questa qui è la clip. Io confido nella Lega, mi sono alterato, ma sì, chiedo praticamente scusa perché mi sono alterato con l'altro. Io un posto dove metterti questa clip ce l'ho, però non te lo dico. Però guarda, tranquillo che ti raccorci. Tranquillo. Ash, ti hanno fregato due volte, tranquillo che è così, è normale. Tu fai così, ti hanno fregato la volta scorsa e per questa volta. No, calmati, confido nella Lega. Ma lei non sta guidando, vero? Non sta guidando lei. No, non sta guidando. Trasporta solo un cadavere. Quindi. Ma il morto. Lei sa. Ragazzi, abbiamo sbattuto in Furia Roca 7-3. Mamma mia! Abbiamo umiliato Canella a casa, è stato zitto, vanno Mattiazzi pure, tutti zittiti. Ma Mattiazzi è in ospedale, ma un po' di rispetto. Olimpo, è uscito dalla spalla. Zittiti, ma l'arbitro cosa ha deciso di fare? Quando tu hai tutti contro abbiamo. Dov'è la rissa? Contro. Dov'è la rissa di Andy Nine e Canella? Dove la... Ma che rissa, dai. Stai calmo. Pure su Telegram, cioè su Telegram. Bravo. Rispetto agli uragani. Sembrava la rissa del gente tipo senza mani, così facendo così. Calma. Intanto abbiamo questo contributo. Ragazzi, importante. Io vi saluto. Spero che la GOT posti quella clip e Cialotto per favore possa... Sì, tranquillo, postiamo tutti la clip. Ci vediamo. Aspetti, mi faccia vedere insieme a lei la rissa e ci spieghi perché questo nervosismo, mi scusi. Vai. Un attimo. Dove cazzo sta? Non la trovo.
su Telegram e sopra il buffetto di Andy. Andy Canelli e le mani, eccolo, eccolo, eccolo. Sì. Attenzione, qui si è rischiato veramente tanto. Le mani è una parola grossa. Attenzione. No, no, no. Guarda, ma è vero degli allenatori. Non la manda a dire. Entrambi gli allenatori a momenti. Posso dire una cosa? Canella e Di Nain sono gli unici allenatori, dirigenti, cose che fanno il saluto all'inizio. Sono entrato all'inizio a far cosa, perché lascia i giocatori e Di Nain e Canella sono gli unici, perché vengono tutte e due dalla stessa squadra. Scemo più scemo. Ma gli dà una testata, oh! Gli dà una testata! Sì, testata, speravo di tirare testata. Allora, il mio commento riguarda questo, è che Andy Nain avrà un ovviamente, visto che ha avuto questo atteggiamento aggressivo nei confronti, andrà in terapia. In terapia. A spese della Oragon, quindi sì. Tranquilli. Gestione della rabbia, gestione della rabbia. Ma guarda che terapia ci sono andato a tempo, ma quella per l'arte che se beve, là ogni volta che sta là al bar a se birre cose. Allora, bello giù. Io vi lascio. Augusto, domani tocca a voi. Avete visto cosa succede sì. Noi oggi? Spero che domani a voi non succeda la storia. No, invece succede per la vita, guarda, io sto abituato a tutto. Domani ritorna pure Bojan, quindi buonanotte. Ma con l'elmetto. Perché quando stai per, capito, oltrepassare la visione delle persone che magari va, iniziano ad avvertire. Ma io me ne sono accorto subito, ma io c'ho il presidente Fregnone, che devo fare? Aspetta. Oh, un abbraccio. Aspetta un secondo, fermo. Faccio entrare... Macchina su macchina. Presidente derubato come mio fratello oggi, Andy Nain e io. Allora, lei è un presidente che non merita la bravura di Andy Nain. Come io... Tu sei il tipico rincoglionito, io chiamo, nel mio verbo, che quando vede che qualcosa sta andando bene dice: ah, diamo la colpa a qualcuno per questo insuccesso, per riuscire ad acchiapparlo, avvicinarsi a me. Le storie subliminali che fai su Canella dicendo miglior di esse da 2 mesi per fartelo acchiappare un giorno, per questo sono messaggi subliminali. Sei un manipolatore di merda. Sei un manipolatore. Vuoi la manipolazione da parte tua, ma questa cosa non funziona per me. Guarda, lo dico. Io ho la mente forte. Lo dico senza. Presidente, ma senza. Ma come presidente? Ma che cazzo dici, presidente? Dovresti essere tu il presidente, idiota. Ho sbagliato. Andy Nain è un ottimo mito. Allora. Senza di Andy io non avrei questi successi, e sono sicuro che sia viceversa, perché il timone non si guida da solo, caro Manfredi. Comunque, io ti dico che Andy Nain non merita l'incompetenza di questo presidente, così come Canella non merita l'incompetenza del Rosso, e così come io non merito l'incompetenza della mia panchina, e quindi a questo punto io propongo che le cose vadano diversamente. Ah, perché tu sei competente invece, Manfredi sei un pagliaccio. Ma molto semplice. Se te ritiri, fai la più bella figura. Ma Freddy, ritirati, perché hai appena insultato pure Augusto. Sciscione, è incredibile questa cosa qui, perché io la trovo... No, ma io no, ragazzi. Sciscione ha il contratto fino a fine anno, lo devo onorare. Poi lo mando via a calci nel culo. Sì. Io se guarda fosse, che occhio, Se fosse Augusto arriverà la corbata. Tirerei fuori l'uccello in questo momento e farei bannare il CV Sport. No, questo no. Ottimo comunque per domani, questo clima. Non mi sembra il caso. Vi seguirò domani. No, ma non mi sembra il caso, anche perché di testa di cazzo uno già ce n'è, due sono troppe, dai. Ecco. Vabbè, vi guarderò lo stesso. Oh, ci vediamo. Manfredi, sei un presidente manipolatore. Vergognoso e manipolatore. Ci vediamo, grazie. Vai a dormire, che è tardi, vai a dormire. Ciao. Buonasera, presidente. Buonasera, ottime comunque.
Ottimi presupposti per domani, eh? C'è un clima sereno nella cucina. Presupposti? Perché sono i presupposti? Cazzo, sono i presupposti. Vabbè, ragazzi. Vabbè, ma lei, ma mi scusi, ma lei mi critica una parola dopo, ragazzi, dopo ma due posso ore. Dire. Posso dire che Giorgia Salvucci sta un po' portando male al suo presidente del cuore. Cioè, gli Olimpo a un punto non si era mai visto. Lo so, mi dispiace. Non è colpa mia, però. Cioè, se voi mi impegnate, io che ci posso fare? Cioè, è un po' la cattiveria che è tornata in Ma non è colpa di Giorgia se Crispo sbaglia un po' la porta vuota. Vabbè, dai, ma è colpa di Crispo. 11 gol. Gol Crispo, dai. No, però butta il gol vittoria contro l'Italia. No, dai, secondo me gli Olimpo sono stati molto sfortunati. Tra l'altro stavano anche per vincere una partita che è stata sospesa, quindi sono stati veramente sfortunati. Ma già la scorsa giornata, Manfred, non meritavano di essere a 0. Sì, sì, in queste quattro partite... Assolutamente, ma che state scherzando? Cioè, però sono partite molto equilibrate, quindi, sai, possono finire in tutti i modi, finora li sono girate tutte male. Sai che non mi sta piacendo? Sì, secondo... Caronte, ma sì. Da un Caronte diverso. Ma come, che ha fatto invece... secondo Caronte? Ha fatto anche una cazzata, Greg. Ah, ecco, non diciamolo. Invece a tavola i miei stavano parlando del fatto che erano un po' delusi dal prof. Vero, vero. E anche il prof non è lui della scorsa edizione. Porrini, tra l'altro, è stato anche elogiato da Salcedo nel salottino vicino al campo, perché hanno giocato insieme. Però oggi sì, prof un po' sottotono, due settimane fa aveva la febbre, magari non si è ripreso del tutto, che cazzo ne so. Non c'era neanche Zaccaria. Minchia, a 20 anni, 2 settimane la febbre. Magari ci ha avuto, che cazzo ne so, ci ha avuto qualcosa, potrebbe succedere. No, secondo me invece soffre un po' il fatto che il campo sia ristretto. Qualcuno dice che gli mancano i compagni di squadra, Beh, Caronte sta giocando bene, Crispo sta giocando bene. No, vabbè, quelli che sono andati via. La scorsa aveva Zaccaria, che è un ottimo giocatore. Alla fine Fratino è andato via. Vabbè, mica poco. Quindi lo aveva spesso. Mica poco. Anche Berlini è andato via. E Berlini anche, sì. Sì, comunque... però con Berlini, cioè, secondo me in campo non è che ci fosse tutto sto dialogo, Comunque, la classifica l'ha vista lei, dottore presidente? L'ha vista? Questa l'ho vista, anche se ci sono due. Per la prima volta nella storia della GOT ci sono gli asterischi, quindi non è ancora definitiva. Mancano 2 minuti, bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Forse si riprenderà fra 2 settimane. Dai, diranno... questi poi arriva a 4. Dai. Però comunque vada, grandissima sorpresa Oregon, Ma sorpresa solo per voi che l'avete sempre messo in fondo alla classifica. Secondo ma me è stata sempre in fondo alla classifica. Non è durante il mercato, cioè tutti gli acquisti che ha proposto Andy, che ha fatto vedere le persone che ha portato in squadra, cioè i presupposti c'erano tutti. Ma lui è il capo ultra degli Oregon? Eh sì. Ma quando siete stati sopra la classifica? È la prima volta. No, non siamo mai stati sopra la classifica. No, però ci hanno messo le previsioni in fondo, capito? Vabbè, ma scusi, ma come la devono mettere? Cioè, se siete arrivati sempre bassi, è normale che avete pochi favori dei pronostici. Ma che c'entra? Perché allora... Però scusi, come si chiama capo ultra? Come si chiama? Andrea. Andrea, per essere un capo ultra ci deve essere anche il capo di gente. Ma dove sta questa gente che ti fa gli ora? Lì è il capo di se stesso. Non c'ha sottoposti. Vieni, Gabra, ti mando il link. Sottoposti? No. Gliel'ho già inviato io. Portavoce del tifoso. Grazie. Scherzo. È bravo. È bravo. Ha fatto oggi tutta la la telecronaca di Iola. Ma quello sotto invece che capo ultra è? Attenzione, c'è uno spoiler Ragnar. Dove? Invece capo ultra di Red. Ah, tu sei Redlocrazia. Nelle scuole. Vado. Oggi va male, fratello, Oggi sono arrivati tutti tipo sai che nel gruppo di presidenti
nel gruppo di presidenti su WhatsApp, io e Massimo abbiamo bisticciato come sempre, e alla fine lui mi fa: ma smetti da non essere triste. E io stamattina gli ho risposto: occhio che stasera sarei tu triste. Quindi gli avevo fatto una previsione, eh. Ed era giusto. È invecente, oh. Greg, nelle storie di chi? Manfred, non ridiamo Telegram, Vabbè, domani tocca a noi, oggi si parla di quelli che hanno giocato oggi. Manfred, ma gli Eternals, hai visto che senza l'altro da Play to Give è un'altra squadra? Era difficile. Ragazzi, Chiaramonte, ma voi vi rendete conto la prima summer che squadra aveva? Cioè, sì, aveva Sergio Cruz. Sì, che era? Sì, Pada. Cioè, non lo vedo, Greg. Brudi alla prima Sergio summer, Cruz. Una squadra che doveva vincere a mani basse. Questa. Sergio Cruz avevano, Ragnar in porta. Ragnar era l'unico forse anello debole, se vogliamo, in porta. Diciamo Paina, magari Ragnar. Sono arrivati in finale. Sì, lo so, però. Vabbè, qual era lo spoiler di Ragnar? Dove era lo spoiler? Non capisco. Ah, i convocati. Inviato, un po' più bene, che... Eccolo. Ah, vediamoli. Allora, no, le convocazioni dei Black Swan per domani, il 31 maggio. Portiere Francesco Di Mauro, draft Romolo, Noce e Spino, VIP Ragnar, Fabio Di Mauro, Arber, Mancio, scelte Ibu, Samba e il 9, che cos'è? Pazzo, cos'è? Lo diranno domani. Ah, non si sono. Vabbè, bello spoiler di merda. C'è un giocatore nuovo. Attenzione! Potrebbe essere psicodramma totale, eh? No! Oh mio Dio! Minchia! Non ci credo. Mica, guarda Harry, è distrutto. No, guarda Harry, è distrutto. Vabbè, scritto, ma io li ho convocati. Sì, lo so, io lo sapevo già da ieri. Però, comunque, Manfred, te l'ho detto io, non parlare troppo. Pensiamo domani a noi. Se viene Bobby, è scritto che ci segna, ragazzi. Non è neanche in discussione. Sì. Mica Bobby. Comunque la prenderemo avanti. La prima noi ce l'avevamo in mucciata. No, vabbè, ma è sicuro. L'unica cosa che sono contento è che io con Bobby sono sempre stato onesto, quindi non gli ho mai detto né cazzate né niente. Gli ho detto: guarda, questo voglio puntare sui Iodice, e quindi il terzo posto lo do a lui delle Legend. Non ho... E con tutto il rispetto per Bobby, credo che nessuno può obiettare questa scelta. Però tra l'altro Bobby l'ho preso al Fanta. Ma l'hai preso al Fanta? No. Sì, l'ho preso al Fanta perché sapevo. Vai, ma lei sa cose che gli altri non sanno. Ma l'ha messo? L'ha messo il dollare? No, Ma non so. Ma Harry ha svaligiato un albero di banane, un bananificio. Quanto ce n'ha là dietro? Smettetela, si vergogni. L'ho cacciato, si vergogni. Pensi alla sua fucina piuttosto che alle banane. Infatti, pensavo domani, se no facciamo. Esatto, pensavo domani e poi. Ma era da tempi che banana. Ma basta. Allora. Stavamo vedendo quindi la prima partita. Non so se l'hai vista, Manfred, tu la prima Redlock Furia Roca, che comunque doveva essere. Prima l'ho vista, ero lì, l'ho vista di persona. Doveva essere la partita più bella. Stavamo dicendo, è stata un po' una partita tesa, no? Dove le squadre sono state un po' bloccate. Rimetto un po' gli highlights. Sai, quando stai per fare la prima vittoria contro i Redlock, è chiaro che ti tremano un pochino le gambe, però. Poi arrivano praticamente. Non mi capacito come abbiano fatto a perdere con gli Oragon, però poi quella non l'ho vista, me la vedrò bene. Adesso vi faccio vedere gli shootout, perché arrivano 2-1 nel secondo tempo, non segna nessuno. Arrivano 2-1 praticamente agli shootout. E poi si fa male Mattiacci seriamente, perché si fa male. Gli è uscita la spalla, vero? Sì. Non è questo qua. No, ma va. Sì, gli è uscita la spalla. Posso dire che sono mai così? Quindi non ha giocato a quella dopo?
No, nell'ospedale, frate. Ah, ok. Poi posso dire che questo, me, lo shootout non andava ripetuto. L'hai sbagliato. Perché? No, gli ha dato, vabbè, gli ha dato il fallo, gli ha dato il fallo. Sì, va, fallo. Secondo me, sono... sì, lo so, però gli dà la spalla. Qualche dubbio, sì, è caduto, non è che gli ha spinto, l'ha sparato. Però sì, questo era fallo. Ragazzi, questo è uno dei più belli shootout mai visti nella GOT. Cioè, guarda che classe, mamma mia. Beh. È il primo giocatore che mette a che giocatore Instant Keeper. Ragazzi, un appello a Conte, vieni Redlock, dai, per favore. Portaci la quarta, Conte. Qui fiche. Che segna. Anche se la seconda parte, anche se contro Yoragon è stata assente Conte, bisogna ma hanno bevuto troppo quando hanno vinto contro i Redlock. Giusto. Come hanno bevuto? ho visto un paio di video sulla Ferrari. Come sulla Ferrari? Sì, non sto scherzando. Sì. No, questo è il TikTok del Rozzo. Adesso lo ricopriamo, Che è sto retroscena. Questo Massella è una specie di Berlusconi. Massella, ti è piaciuto Manfred? Bello, è bel giocatore. Assolutamente sì. Sì. Non me l'aspettavo perché visto l'età ho detto vabbè, sarà un po' invece bel bomber. Bertocchi anche, ragazzi, è tornato, è rinato Bertocchi. Bravo, quello dico, tutto che hai visto al vivo, com'è le ritorni Bertocchi? Ecco, stavo per dirlo, non so se si è capito dal video, però dal vivo lui ha fatto un lavoro per la squadra enorme, e quindi tutte le volte che ha toccato palla, che l'ha appoggiata, l'ha protetta, è stato perfetto. Vabbè, ragazzi, nel senso, rispetto alla gol, diciamo che almeno dal punto di vista di tempra sembrava meglio, però se non sbaglio è secondo primo per assist Bertocchi, e qui arriva il gol vittoria Gepata, perché poi sbaglia, perché ci poteva essere il rigore, mi pare che avevano raggiunto le sub dei allenatori, esatto, però fortunatamente ha sbagliato, non mi ricordo lui, Davide. Chi è? Davide Mearini. Mearini. E arriva la vittoria. E la prima sconfitta dei Redlock. Ci siamo salvati tutti i due del rosso, eh? Quello che fa i gesti, si prende in giro. Rosso. Comunque rosso colpa roba. Con calma. Allora, quindi vado sul TikTok del rosso. Possiamo fare complimenti a gesti, ragazzi, perché la prima partita. Scusate. È partito Spadoni così. È partito Spadoni. Poi di Spadoni deve partire Canella. Quindi cosa è successo? Vai. Tra l'altro domani non hanno fratino loro, mi sa. Vero, sì. Come mai? Questa è una cosa buona. È con l'amico di Giorgia a guardarsi la finale di Champions. Bello. Ma infatti chi? Oggi perché gioca l'Inter? C'è l'Inter in finale di Champions? Ma no, vanno a fare i loro lavori di influenza. Vanno a fare interviste, sono formatissima. Dai, ma che schifo. Che più pagliacci, guardalo. Questa è una bella sveglia, eh. Minchia. Vabbè, dai, imbarazzanti, dai. Ma che cazzo. No, è vero. Il loro Roja senza J-Pata non è una squadra. Cosa? La Furia Roja senza J-Pata non è una squadra. Contro il primo tempo hanno giocato senza Gepata. No, ma ragazzi, comunque ricordiamo che ci doveva esserci anche Zanellato, ma non gli hanno dato il permesso. Era immaginabile, voglio dire. Ma dove gioca, perché Zanellato, scusate? Zanellato è nel Catania, dove sì, no, Catania. Nel Crotone. Sì, però quest'altro Catania. Invece domani ci dovrebbe essere Salseto. No, non c'è Salseto. Non gioca. Non gioca domani, allora? Come fa a giocare che tesserato in Serie A Salseto? Non è neanche scadenza, se non sbaglio. È ancora proprietà dell'Inter. Come fa a giocare? Allora, ha detto Moses Sanchez, poi io non lo so.
Dopo quella partita c'è stata la partita tra Eternals Olimpo. Allora, intanto vi mando anche questi degli Alights. Queste non le ho viste. Queste qua. Questa la pareggio non gli Olimpo con un gol sbagliato. Praticamente. Allora, finisce 5 pari. Quanto finisce? Sì, 5-5. Allora, sulla ruota c'è un cartellino blu. E gli Eternals rimangono solamente con Sergei. Ma come Lama? Sì, gli Olimpo hanno preso Lama. Però non c'era oggi, non ha giocato, non c'era. E come l'ha scritto? Hanno sbagliato in grafica, ma non c'era. Follia, dai. Allora, sentiamo un secondo un po' di partita. Bise! Allora, le facciamo venire qua. Come va? Come va da queste parti? Abbiamo raggiunto il sub-goal dei 500. Marra, Mr. Marra contro il maestro dei Seven Sins. Parte il maestro contro Sergei. Il maestro chiude troppo e Sergei lo prende anche per il culo. Malissimo. Bravo. Parte quindi Mr. Marra, sempre con la proverbiale corsa contro Cizza. Marra, geniale. La finta. Marra, ma non tira. Un'altra finta, ci siamo. Mi ha ricordato Paina, mi ha ricordato. Comunque Marra due short out imbarazzanti la scorsa. Mi ha ricordato Paina tutta la gamba. Oh, comunque ripeto, c'è gente che ancora critica l'ombrello di Asso. Asso è l'unico che l'ha battuto meglio. Beh, insomma, adesso non giriamo. Aspettati, poi vai indietro ed è no, ovviamente Santoro e presidente degli Olimpi. Ma domani torna Bojan, c'è Simone Crispo. Sì, così ha detto Pancio. Sì, così dicono. Siamo arrivati a rimpiangere Bojan. Ragazzi, ci hai fatto inculare un'altra volta. Benissimo. Continua. Di Salvatore Federico, tu volevi quest'altro invece. Per Eternals, qui è meglio, per me è Motorino Santoro. Ma siamo già dalla parte opposta con Crispo. Crispo. Ti dirò, preferisco che arbitra come si chiama, che Scienza Franza, che arbitra Prof con il suo nuovo numero 6. Dall'altra parte c'è Caronte che punta l'uomo. Caronte centrale per Sergei, poi Crispo. Balasci, eccolo qua, ritorna. Ragazzi, Crispo sta Summer, cioè, numero 7, con la 7. Caronte. Sta facendo il poi Caronte. Mette il turbo, Caronte incrocia Sergei Papera. Ammazza Sergei. Sapoenta Sergei. Ambitico Cuce. Mamma mia, che imbarazzo, Ema. Che dice? Io ho Sergei con un gran gol. Io ho Sergei al Fanta al Magic God, ma in questa partita c'è una sorpresa. Il velo intanto del prof. Io ti dico solo che al Magic God ho preso tutti e tre quei tre, il 9, il 10 e il 6. E allora così se perdo la partita vinco il Magic God a rimettere in gioco. Caronte altissimo, incredibile. Possibilità per Felippi che allarga per Vito Lavopa che sguscia via. Vito Lavopa, Cizza, intervento decisivo del numero 1 degli Olimpo. Gli Eternals attivano la carta shootout roulette. Az! Vediamo. VIP. E allora credo che toccherà proprio a Lex Omi, se sei d'accordo con comunque me. Comunque lo shootout roulette è una bella carta. Viene selezionato, andiamo da Simo Omi, che succede? Non capita al presidente le cose. Che educazione comunque, ragazzi, d'oggi. Io mi sono incazzato come una iena. Amostani contro Cizza. Amostani! Giusto così. Qua è stata un po' criticata la scelta di non mandare Berlini e è stato mandato Amos che ha sbagliato poi. Ed è giusto così. Viva Simone Berlini. Dicono che Berlini ha lasciato il campo. No, addirittura. Berlini ha lasciato il campo. Ma c'è una cosa più importante, perché gli Olimpo attivano la carta turnover forzato. Quindi mister, buona. Chi esce? 5, 9 e 10. Un minuto e mezzo alla carta. Un minuto e mezzo alla fine della carta del turnover forzato. 2 minuti e mezzo alla fine del primo tempo invece, 1-0 Olimpo, il prof in mezzo a 2 riesce a sgusciare il cyborg e poi la conclusione da parte proprio di Vincenzo Costa. Vediamo, occhio a Pascali di testa qui. Pallone dentro, proprio Pascali che la prende di piede, poi Balasci. Sono caduti entrambi, sia Di Meo sia Pascali, ma se si rimette la bomba. Poi Federico traversa di Salvatore Federico che ha tirato troppo forte, poca precisione, ma si prova a rifare. Pascali un muro.
lì sulla fascia sinistra. Comunque il numero 10 pesa. Sì, però maglia Olimpo, ricordiamo che è stato profumino per anni. Attenzione, Vito La Volpe in mezzo a due. Mamma mia, Vito La Volpe. Il tempo sta per finire in questo primo tempo. Poi ci sarà la ruota. Vito La Volpe vince anche questo contrasto. Incredibile, il numero 10 degli Eternals che pesca. Federico ancora, Vito La Volpe subentra. Opla! Incontenibile, il numero 10. Vito La Volpe, Vito La Volpe, Vito La Volpe, Vito La Volpe. Attenzione, shout out. Ragazzi, tempo è scaduto in questo primo tempo. Lo Zorro di Bari Vecchia. Vito La Volpe contro Cizza. Vito La Volpe, Vito La Volpe, palo! E finisce l'azione, è uno shout out. Una traversa e un palo, ragazzi. Trova i prodotti più amati. Questo non ci interessa. Il culo io Olimpo. E questo è il primo tempo. Non ancora Prime. Devo fare Prime la cosa. Non ci piace. Devo pagare il Prime. Sì, 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 sì. La Volpe e Filippi non trovo. Manca abbonamento. Però si vede che si è alzato il livello, perché partite più equilibrate, tutti possono da una parte anche meglio, da una parte molto meglio. Nessuno dei due gironi è squilibrato. Battle Royale! Ma è quella di prima. Ma infatti, secondo te l'ho scriptata. Ma no, ma è perché la prova. Sergei con tranquillità. Porta ma non ci capita mai Battle Royale. Marcato da Pascali che lo porta anche a pisciare insieme. Sergei. Tiro Pascali, facile per Pascali. Cizza, che però lascia lì il pallone. Sarà corner per gli Eternals. Ma qua il countdown bisogna farlo o no? È partito Crispo. Dopo Crispo vedere. Contro Sergei. Crispo sul primo palo. Stavolta Sergei, grande e parata. Adesso però deve volare. Sta anche Filippi a prendergli la palla. Uomo porro, Fili. Tanto Sergei protesta. La porta è parzialmente vuota. 7 secondi, deve non prenderla. Non ha approfittato il prof. Eccolo qua, Hernan Crispo. Il prof, grande Filippi. Attenzione. Che porta via il pallone al prof. E allora la porta è vuota, non ha tirato. Finisce qua. Oh. A Battle Royale tra il tanque Filippi e Porro, ragazzi. Oh, e si riesce a ripartire per l'Olimpo. Eccolo qua, numero 6 a sgasare. Se ne va il prof. Salta Berlini, che poi in scivolata lo chiude in angolo. Ragazzi, ma Berlini che partita sta facendo? E allora ancora Sergei. Me la metti dopo solo audio, per favore? Sì. O solo chat vuoi. Attenzione! Vita La Volpe, Vita La Volpe, Vita La Volpe! Incredibile! Incredibile! Lo Zorro! Incredibile! Ha fatto un bel aggancio. Qua inizia la Volpe show, Qua inizia la Volpe show, incredibile. Lascia lì il pallone per Caronte. Attenzione, ma così sentite doppio, regà? Il turbo del numero 2, Caronte si allarga. Hernan Crispo, lato corto dell'area di rigore. Pallone adesso in mezzo. Non sentite doppio? Poi ancora Vita La Volpe. Non c'è fallo, dice l'arbitro. Fallo? Crispo, secondo palo per Alex Migliorati. Vada solo. Bravo, Crispo. Sul primo palo è presente Sergei. Attenzione, Filippi contro Balasci. Duello tra giganti. 30 secondi, Vinto dal fiordo norvegese. Poi Berlini ad anticipare Crispo. Arriva! Ma ragazzi, ma che gol è questo? No, ma è questo? Mamma mia, questo è difficilissimo. Minchia! Che gol questo? Vinto dal fiordo norvegese, poi Berlini ad anticipare Crispo. Arriva! Bello, però che gol! Federico Caronte, doppietta! Ma sei più bravo quello che gli fa la sponda. Il gol lo fa Crispo con la sponda. Il Caronte, signori, mamma mia, e il puerco. No. Pallone per Crispo, grande sponda per Migliorati, che è un po' in ritardo. Poi attenzione, Balasci e prof. Fanno una frittata, poi la Volpe! Vito! Mamma mia! Magico! Vito La Volpe! 2-2! Ancora una volta, signori! Lo Zorro di Bari! C'è l'attivazione da parte degli Eternals dietro della carta, doppio cartellino rosso. Escono Pascali Polini. Vito La Volpe, a puntare Caronte, sempre loro due. Vito La Volpe, attenzione, non c'è fallo, non c'è fallo. Allora Simone Crispo se ne va da solo. Simone Crispo, dalla parte opposta c'è Caronte, servito. Era difficile. Si fa perdere un po' palla. Tempo, poi Caronte benissimo per Migliorati. Dentro l'area, torna alla grande. Filippi, e allora da solo. Il pallone per il genio, E bravo. Poi Cizza, grande risposta. Gli Olimpo attivano la carta, doppio cartellino rosso. Il fratello 5 e 9 fuori. E adesso sono gli Olimpo a essere in vantaggio numerico e devono sfruttarla. Per sbloccare la partita. Il prof. Sergei. Crispo. 3-2. Fine carta. Durata 7 secondi. La carta del doppio rosso.
il figlio del Vesuvio. Passa in vantaggio. Salvatore Federico contro il prof. Bello anche questo duello. Vito Lavopa lascia lì Caronte. Attenzione il genio di Bari. Federico era uscito Cizza. Se n'era accorto Federico, ha provato a sorprenderlo. Allora Cizza con le mani a rimettere per Balasci. Infatti vedi che è tornato indietro, si prova a spostare, no, lui. Esatto, si prova a spostare dall'altra fascia. Crispo prova a mettere giù il pallone, poi il prof a lottare con Salvatore Federico che riesce a servire. Parte il tiro! Spiegare dove sei lì, 3-3, che bordata, che gol, che bomber. Avevano bisogno del tank Filippi, ragazzi. Però questa partita l'ho visto bene, anzi secondo me l'ha annullato. Eccolo qua il prof a cercare Crispo. Ma arena. No, 2 contro 2. Ti devo dire, bello. Votate ragazzi il vostro MVP. Occhio perché c'è ancora Salvatore Federico, è entrato anche Vito, il genio Lavopa, che fa tutto da solo, la porta è vuota, oh, e poi commette un fallo. E attenzione, è rosso, ingegni, è rosso. Eh, potrebbe essere Crispo infuriato, cartellino blu, ma è solo giallo infuriato da parte dell'arbitro. Attenzione, è blu, la porta era vuota e credo che sarà cartellino. Cioè qua Sciscio gli ha dato il cartellino giallo, capito, non gli ha dato il blu subito, hanno dovuto chiamare il VAR. Blu, sì, perché non c'era nessuno, chiaro, un piacere, gol, assegnò il cartellino blu. Crispo 2 contro 1. Caronte e Crispo. Caronte e Crispo contro Sergei. Focaccina, attenzione. Mamma mia. Caronte, allora, qui posso dare ragione a Harry però, Cioè. Qui Caronte male, Cioè, raga, per colpa sua l'hanno vinto. Cioè, tu puoi fare il bake rocks. Tra l'altro, su questo errore... Allora Pitch è scarso. La scorsa partita Pitch è stata vuota dall'ultimo secondo. Ma infatti io... Cioè, voi se mi criticate Pitch, allora critichiamo anche Caronte che sbaglia il suo gol. Su questo errore, però, guarda che succede. E tu l'hai criticato Caronte fino adesso. Io ti sto dicendo, a porta vuota. No, ma a me Caronte non mi è piaciuto in fase difensiva. ma non ha giocato in difesa Caronte, ha giocato avanzato Caronte. Ci sono, ma non torna mai, non torna mai, ma se non torni mai in difesa, perché deve tornare dopo giocavanti? Perché deve tornare? Ha fatto 6 gol, ha fatto 6 gol. Che cazzo deve fare di più? Sono opinioni. Io voglio bene a Pitch, però no, io voglio un bene l'anima a Pitch. Cioè, Caronte ha 6 gol e non è già qui. Non è vero. Nessuno ha parole in questo momento. E qui segna Sergei. Con Sergei, che cioè, da casa contro sua. Sono passati avanti gli Eternals. Cioè, 2 contro 1 sono passati avanti gli Eternals. Sì. Vediamo. La messa giù e la messa in rete, ragazzi. Gran gol. Sergei Piccirillo. Crispo e Caronte. Chissà se tirerà ancora Caronte. Crispo, attenzione, Crispo, la porta è vuota e fa gol. E mancano però 10 secondi, 4-4. Il figlio 10 secondi, del Vesuvio. 10 secondi per l'Olimpo. 4-4. In questo momento è parità. Salvo, eccolo qua. Entra. Salvatore Federico sarà insieme a Filippi colui che finiranno questa 2 contro 2. E poi attenzione, Caronte commette fallo su Salvatore E qui Greg, secondo errore di Caronte. Greg, vabbè, qua ci vuole fa poco per dare capito, ha sbagliato un gol, ha fatto un rigore. Sicuramente questa partita non è stato fortunato, dai, questo si può dire. Possibilità addirittura di ritrovarsi in vantaggio dopo un cartellino blu, però. Vediamo se c'è il fallo, sì. Salvatore Federico, il sergente contro Edoardo Cizza. Federico! Il sergente! 5-4 Eterno! Salvatore! Chi l'avrebbe detto? Chi l'avrebbe detto? Più 2 al Magic Goti! Eterna Crispo! Senti quello, più 2 al Magic Goti! 13 secondi, poi 12. 10 secondi. Inizia a 10 secondi. Crispo, fallo, rete. 8 secondi. E ora vedremo se gli Eternals. 7 secondi. Figlio del Vesuvio! Sì. Si parte! 5 secondi, Filippi fuori. 2 secondi, attenzione, la porta è vuota. 2 secondi, la porta è vuota. Edoardo Cizza, forse ci ha messo un po' troppo, ma
Cioè, la cosa assurda è che invece di prendere la palla dietro la porta, va a prendere quello del mandarino. Finisce cioè, qui. Tirare subito. Ma nell'altra partita c'è quando il calcio d'inizio. Ma nell'altra partita c'è quando gli Eternals fanno il calcio d'inizio. Quello fa il tacchetto e quello parte con la palla in solitaria. Non lo so, però come ti è sembrato questa partita degli Eternals? Comunque è una bella squadra, eh? Una bella squadra, sì, è vero. Ma l'hanno già dimostrato la scorsa giornata. Sì, vabbè. Ma secondo me potrebbero arrivare primi una tra Oregon e Eternals in questo girone, visto comunque la Furia Roca? No. Secondo me se la giocano, donna. Secondo me pure se la giocano. Secondo me è sottovalutato questo girone. Con calma. Scontato. Perché sono tutti lì, se guardiamo la classifica. No, a parte scherzi, è vero. Tutti a pochi punti. E poi cioè, adesso ci sarà il ritorno e gli Eternals affronteranno i Red Bull. Agus, è ancora convinto l'altro girone sia più difficile? Nostro, per me il nostro sì. Ancora? Dopo vedere, dopo aver visto... No, secondo me assolutamente no. E devi vedere ancora per i domani, perché quello abbiamo visto. Per me è più fisico, più intenso. E qua vedo un po' le difese un po' ballerine, onestamente, un po' troppo spazio. Squadre magari giocano un po' più a viso aperto, a noi invece ho visto abbastanza... È un girone un po' più... in cui la fisicità è più importante, secondo me pure il ritmo. Un po' più veloce sul nostro, ecco, rispetto sì, a quello di oggi. L'altro. Attenzione perché c'è qualcuno. La partita con i Blancos, secondo me, ecco, è una partita altissimo ritmo, ecco. Invece queste qua, ho visto che le squadre si trasportano in maniera un po' lenta, ecco. Facciamo entrare anche un altro ospite che giocherà domani, e anche lui è un direttore sportivo che però ha dovuto fare anche da allenatore, ma torna nel suo ruolo. Buonasera a tutti. Ma dove sei? Sdraiato? Dove stai? No, ma non sono nel mio ruolo, io sono allenatore. Sono co-allenatore con il presidente. E direttore sportivo. Punto. E direttore sportivo. Ok, ok. Co-allenatore. Grande sono co-allenatore col presidente. Ma che ruolo è il co-allenatore? Siamo due allenatori. Ma dove sta? Che musica soft? Siamo nell'hotel che ci ha prenotato il presidente. Minchia, altra categoria. Minchia, Sciscione, hai capito dove lo portano? Guarda qua i gol. Noi abbiamo preso, ci dobbiamo pagare pure l'acqua che ci portiamo dentro. Mamma, che schifo! Qui siamo in altissimo livello. C'è anche sono anche dei numeri di telefono da chiamare. No, non credo. Hai compreso il prezzo della stanza, la coperta? Speriamo. Come speriamo, Spadoni? Io chiamo, poi vediamo che succede. Ma Spadoni, non si faccia fregare, non si faccia inculare in tutti i sensi. Cautela, Spadoni. Usi cautela. E io sono esperto di queste cose. Sono esperto. Spadoni, lasciamo perdere. No, spero di no. Non vado a sperimentare cose nuove. Spadoni, hai visto le partite oggi? Ho visto qualcosa, poi eravamo impegnati, abbiamo fatto una lunga riunione tecnico-tattica, quindi abbiamo visto insieme agli altri alcune però partite. Qua fanno notare in chat che effettivamente dopo che Bertocchi ha pagato lo svincolo da Hotel Belusso. Comunque è ufficiale che nei Black Swan ritorna Lorenzo Pezzi, Ah, è lui il puzzle, vaffanculo, va. Ogni puzzle ha i suoi pezzi. Ma vaffanculo, noi speravamo in Bobby Abbale. Comunque, sì, mi ha sorpreso il grande successo di Andy Nile contro i Red Lock, È stato un miracolo quel risultato lì, clamoroso. Allora, ne parliamo adesso di questa cosa ai tridenti. Vada Spadoni. Ma no, ho visto questa vittoria incredibile degli Oregon contro gli Eternals. Ah. Sì. La Furia Roca. Contro la Furia Roca, un successo incredibile, inaspettato, che la Furia Roca aveva battuto Red Rock, poi hanno perso contro
il demone, ma in maniera netta, mi sembra, no? Proprio totale. Spadox, io ieri l'avevo predetto, io avevo predetto che vincevano contro i Redlock, andavano in dopamina e perdevano. Quindi è stata una cosa incredibile. Io ho visto il risultato e qualche cosa della partita. Non è sono stanco, è stata una scena impegnativa. Ah, ma che schifo, ma cos'è? Grazie, ma come li tratti? Ma la guarda, come li tratti? Secondo me, ragazzi, stiamo sottovalutando gli Oracle. Ma è impresentabile, no, non gioca Salcedo, ragazzi. L'ha detto oggi. Non gioca domani, va, ma non gioca Salcedo. Non lo schiera. No, sta in panchina e basta. Salcedo è con noi, vediamo che succede. E ci credo che è con voi, Hotel Deluxe, numero 3. Se mi chiamavate, venivo pure io. Cioè. Minchia, a sto prezzo, chi non vorrebbe stare lì? Minchia, veramente. Vabbè, ragazzi, grande presidente. Oggi abbiamo fatto una lunga riunione, un pranzo privato io e lui. Pure penso, ha pagato. Miglior presidente abbastanza il pranzo. Ma come miglior presidente della Gold League? Dopo tutto quello che è successo, e chi che briga il padrone? Io sono. Ma lo vedo Spadoni, è successo, eh. Ah, raga, ma che schifo, ragazzi, ma cos'è, dai sbiascicando miglior presidente. Miglior presidente l'altro giorno su CV, si vergogni Spadox. Christian Penguin miglior presidente della Gold League, nettamente. Mi fatto comprare. Oh, vedete qualcun altro, ma che ve frega, ogni tappa ne vendete uno e fate stare 2-3 giorni là, ma che cazzo ve frega, potete subire da Gold League. Allora andiamo avanti con la nostra bellissima cronostoria della giornata. Siamo arrivati alla terza partita, dove a sorpresa gli Oregon appunto battono i Redlock 7-4. E qua c'è da vedere parecchio, perché questa è stata la partita forse più bella della giornata, no? Cari amici, Furia Roca, scusate, io sto come Spadoni. Ma ragazzi, vabbè. Tu non avrebbe detto desista. Cioè, ma che allora, c'è una domanda di un utente, siccome lei è la storia di OCV da 20 mesi, la leggiamo, che è un'ora che la chiede. Possiamo dire che quest'anno ci sono dei dirigenti fortissimi come... aspetta che lo recuperi. Eccola qua. Augusto, leggila tu. Dopo domandare a tutti, due punti, i tridenti di questa GOT sono di un livello altissimo? Mamma, sono di un livello altissimo. La Papa, Filippi, Federico, Matteucci, Loiotici, Picci, vabbè, Mattia, Cipato, Bertocchi, eccetera, eccetera. Quale per voi il tridente migliore della GOT, essendo imparziali? Qual è il tuo migliore tridente? Ciao Emma, se vuoi entrare, lì, la stanza è V-Factor, penso tu abbia il link, se no te lo mando. Sì, come no? Ah, per me è il mio, cioè io non cambierei nessuno di quelli che ho. Bravissimo. Devo ammettere, bravissimo. Che effettivamente il livello si è molto alzato. Se devo essere sincero, tra tutti i giocatori che ho visto, a me quello più intrigante è la Popa. Bello. Oh, tutti pugliesi, tutti. Tutti amici di Bari e Manfredi. Allora andiamo a vedere questa partita. King Ash, dall'altra, il rosso, la nuova generazione. In panchina, oddio, il demone. In panchina, Canella, la vecchia generazione. Benvenuti. Poi gli Oregon che entrano in queste maschere. Ma vabbè. Nel derby dei. Questa è imbarazzante. Fui Aroha contro Oregon. L'unico a cui sta bene i pazzi invece della Furia Roca. Quindi Oregon, Furia Roca è la terza partita di questa seconda giornata di Gold League. Ma in cinta, Oregon contro Furia Roca. Parte il mago di Rozzano. Oh, il pallone che diventa giocabile per Berto King. Mareco in avanti per Tommy Conte, il rettore che serve il pallone. Bello. Per il rosso, poi Berto King. Ancora Tommy Conte. Calcio. Il rettore, pesantissimo qua. Da parte di Davide Persizza, detto assassino. Ti devo dire, voglio rivedere, non mi sembra Ma non avevo dubbi.
Ora qui, cioè, cosa? No, no, ragazzi, non ho prende fatto la palla posso nettamente, dire? Prende la palla. Ma è sì, quasi ma rosso. Mai l'arbitro? Prende la palla, ma mai spiorata, pure il attenzione. Parte il rosso. Va bene, ma che smentisce. Vediamo Tommy Pata. Conte si muove, Jay Pata riceve il pallone numero 10 e glielo riconcede a Tommy. Non era facile da controllare quella lì. Poi Nidal in qualche modo. Chiaramente ubriachi Palermo, quelli della Furia Roca qua. Di testa, bravo di testa, si capisce poco in questo frangente. Fallo, prova fallo. A mettere tutti d'accordo CR7 con una conclusione potente. Il bullo di Tallinn decide di attivare è in questa la partita che fa il gol fuori aria shut up roulette non mi ricordo sai. Mister Canella batterà lo shootout. La maglietta Canella contro Marenco, contro il suo passato. Canella con il mancino lo apre sì! E dove va? Godo. Ma non ho capito la presa Marenco. Sale con il pallone fra i piedi Gabriele Quitadamo, ex Real Madrid. Pallone in avanti, CR7 di testa Dile. Bellissimo. Salgono gli Oregon sotto i sapienti occhi di King Ash qui con noi. Bravi, e sotto gli occhi sapientissimi del demone di Tallinn in panchina. Pallone direttamente per Palermo, se non vado errato, che ha provato una conclusione al volo. Attenzione ragazzi, perché portiere. Il demone attiva la carta Eurogol. Quindi la Furia Roca per 3 minuti e un gol possono segnare solo da fuori. J. Pat in avanti, poi Emanuele Monti ad allontanare, poi Tommy Conti di testa, ma è ancora Palermo. Qual è il gol? Okay, larga per CR7. Qual è qua che segna? Vai giù! Ah no, no, no. Guardando mentre arrivava. Comunque non si parla abbastanza di Palermo, ragazzi. Si parla abbastanza di? Di Palermo. Ah. Non è che porta chissà. Il problema è il traffico a Palermo. Ma è proprio... Guglielmo no, regista spettacolare. Gli ha detto che sei di Corvetto, CR7 che da lì ha segnato a Porto e Arsenal questa volta. Che lights è? Ma vi mercate. Emanuele Monti non l'ho ancora visto entrare in partita. Molto bene, bacale, abbiamo visto nella prima giornata il numero 3. Guarda, guarda il rosso. Grande giocata del rosso. Pallone rosso, guarda, oggi non vale, non vale, non vale. Va bene, non vale, non ragazzi. Vale. Non è buono, non è purtroppo buono. Il gol non vale. Non vale, non vale, non vale. Perché doveva segnare da fuori aria. C'era la carta la carta Eurogol. No, ma non vale, non vale. Non vale. Pancio è inarrestabile. Ma se segna da qui facciamo un spera. Parte il tiro! Che parata di Dile! Arena. Attenzione. E CR7 si presenta davanti a Dile, parte il tiro, Dile, calma. Mamma mia. Tommy, non ti ammazzare, Tommy, calma. No, è vero, sta correndo tantissimo. Tommaso, stai calmo. Non può uscire Marenco dall'area di rigore. Ed è shutout. J Pata contro Marenco. J Pata, il numero 10, il mago di Rozzano, classica andata. Madonna. Buonanotte al bar con due cappuccini e un cornetto. Ci va male 1-0 con la bacchetta. Geiano, sei mio fratello, il giocatore più forte del mondo. Si gioca l'uno contro uno. Attenzione, il mago di Rozzano contro Michele Mazzoni. E poi credo shootout questa volta per gli Oregon. Doppio giallo. Oh mio Dio. Doppio giallo per J. Pata. È già stato ammonito, ricordiamo. Bravissimo comunque Michele Mazzoni. Aspetta, 11 contro numero 1. Muta un attimo. Agu, ma ti ricordi la scorsa edizione, sempre una ruota che non dà il cartellino blu al portiere? Perché fa dal tiro il cartellino blu? Lasciamo aperto. Ma eri tu con mi sfondi la porta aperta. Andiamo avanti. È una lega di cialtroni. Da zecca Garbugli, noi abbiamo un presidente che è rincoglionito, si fa fregare ogni partita, invece di spaccare. Parte tutto, Michele Mazzoni. Santicchia. Con il mancino, Michele Mazzoni. Santicchia. Le finte. Oh, il tiro! Gran gol di Michele Mazzoni. Bravo, superato Dile. 1-1. Ancora 2 minuti. Bello anche questo. Di arena, però. È la palla destra è scivolosa. È come una saponetta. Bravo, come una saponetta da doccia. Senti quello, la palla è scivolosa. Occhio la maglia, arbitro. Entrambi. Mazzoni prova a passare questa volta. Però la Furia Roca con la possibilità. Ha capito, fratello. Mette il turbo De Petri e se ne va. De Petri, De Petri. Mamma mia. Traversa. Non era facile dopo 20 minuti. Due numeri 9. Federici di Legi K. Un giocatore in più. Ho mangiato i
E attenzione alla possibilità per la Furia Rocca, proprio con Berto King. Però questa palla l'ha fatto defilare non troppo. Si gira benissimo. Mamma mia! Grazie Flavio, se vuoi entrare passa. Bravi, bravi. Ti mando il link. 5 secondi, 3, 2, 1. Non c'è più tempo, finisce 1-1. Non do del Livore. Balza prima in classifica, sarebbe un miracolo dell'armata di Fube e Cannella. CR Spera e J-Pat arrivano contemporaneamente, poi CR Spera J-Pat si è fatto male 10 volte in quel cazzo di calcio inizio, perché ci va sempre? Ora il pallone valido, che gol, che gol, Nico Carrito Dream, Federici 2-1. Mamma mia ragazzi, io spero che a questo punto Federici rimanga anche per le terze. Fortuna che ci aveva lo spezzo. Are you sick of having issues with your webinars? Wasting tons of time on troubleshooting with attendees? Perché è arrivata? Problema non è la batteria per la percentuale, è quella dell'arco che ti serve. Lui doveva essere presente dalla prima giornata della prima assistente, ma aveva dei problemi. Erbino sarà stato al discordici. Non è vero! Basta! Basta! Così non si può! 3-1! Federici. Ha messo il suo anche Dile, però decide di attivare turnover forzato. Sì. Chi esce? Il 9, 5, 10. Ma chi è questo? Passa comunque De Petri. Attenzione, lato corto. Parte il cross in mezzo. Poi questo va rivisto. Questo è il gol più bello della Got League, di sempre. Il lato corto. Parte il cross in mezzo. Poi J-Pot, signore e signore, mamma mia, no ragazzi, questo è più bello di tutti, dai. Giocatore più forte del mondo, come? Che bello, raga, manco lui ci credeva. Hai detto Greg? Quella di Laia dice l'altro giorno mi sono venuti i brividi. No frate, questo è più bello, dai, cioè è pazzesco, raga, una palla così la vai a prendere al volo, cioè è pazzesco. Questo no! Ma raga, ma poi c'è una coordinazione in quel pazzesco. J-Pat fermato da Nico Federici. Ma assistono ancora la Furia Rocca. No, J-Pat attraversa. Il demone attiva la carta bomber sul numero 12. Raga, attenzione Berto King, e non passa perché quello, sono d'accordo, ragazzi, che è il gol più difficile di tutti. Fenomeno. Quintadamo! Spara la merda, te fa il bucio di culo. 5-2. Se questo non è la carta bomber, speriamo che la chat non ci creda. Ma infatti siamo poi. Attenzione, Bertocchi, lascio libero. Ma provo un miracolo, ma non basta. Mettiamo in chiaro la situazione. Alessio De Petri, bene, meno uno. Facciamo un altro, bravi raga, dai, dai. J-Pat arriva primo sul pallone e subisce un fallaccio. E qua il reel. Simulazione piena di J-Pat. No, però qua non gli fa così male. È uscito Dile, è entrato Bertocchi. Tommy Conte, il pallone per Bertocchi. Bertocchi addosso a Marenco, non è finita perché c'è Tommy Conte, ancora il rettore. Allarga per J-Pat. Il mago. Il mago. E Marenco. Tommy Conte allarga per Berto King. Berto King supera Marenco, la porta è vuota. Scivola. Occasione sprecata da Bertocchi. Va bene, ragazzi. E Marenco la prova! Ci credo! Marenco! 6-3! Qua ha preso per il culo al rosso. Marenco, se voglio! Zio, le maschere, capito? Gli ho pagate tantissimo, 200 euro di maschere. 6-3 per gli Oragol. Dai, così no. Canestro, Marenco è tutto solo, completamente solo, ed è un meraviglioso gol del 7-3 da parte degli Oracon con il numero 6. Meritavamo anche questo, mi dispiace che ti stai illudendo, te lo dico amico mio. De Petri, Marenco ancora una volta decisivo. Ancora così questo. Ridono in faccia la Furia Rocca. Attenzione, parte il treno, la way. Dai. La way, bello il pallone. Poi di Stinco la lascia lì. Guarda contro chi stiamo perdendo. Mazzoni, J-Pat, mancano 8 secondi. Il mago di Rozzano, gran gol. Mamma mia. Nulla da dire a J-Pat. Vabbè, finisce così, 7-4. Sì, 7-4. Ma questo è quello che dicevo prima, sta partita l'ha fatta solo J-Pat. Abbiamo anche la madrina.
nella fucina non solo degli Olimpo, che ci ha raggiunto dopo l'acquazzone di Milano. Benvenuta alla psicologa della GOT, Ele Imbro, buonasera. Auguri buon compleanno, Ele, ancora. Grazie, Harry. Grazie. Auguri. Sono ancora un po'. Cioè, mi sono asciugata un po', però. Ma piove ancora? A Milano? C'è un diluvio. Vedi, si poteva recuperare stanotte la partita. Allora, abbiamo appena visto comunque la partita. Domani, vai, dimmi. No, anche domani piove. Però solamente la prima partita per giocare con il diluvio. Ho visto prima il tempo, poi alle 3 non piove più. Vabbè, questi Oregon, caro capo ultra, che ci dici? Quindi Volpe, sì, Palermo un po' sottovalutato secondo te? Sì, decisamente sottovalutato Palermo. Penso che in questo momento uno dei migliori comunque, vabbè, sia il Cap, sia l'Espera, e credo che in realtà il tutto sia organizzato molto molto bene da Andy, che non si merita tutti gli insulti che tutti gli danno ogni volta. Aspetti, lei è stipendiato da Andy Nine? Assolutamente. Lei lavora nel canale di Andy Nine? Lavoro nel canale di Andy Nine. Ecco. Vabbè, buttatelo fuori, dai. Scherzo. Un po' di dignità, dai. Ma Andy Nine si organizza come Putin. Guardando, ma dai, no, stiamo a parlare, dai. Gli Oregon ultimi e li fa arrivare alle finals, che poi la fucina ci abbia buttato fuori. Ok, bene. Sono arrivati in finale comunque. Ma io mi sono innamorato della GOT guardando Andy che prende una squadraccia e la porta quando dove è arrivata. Ragazzi. Quando è arrivata alle finals, Andy, perché non alle alla partita per accedere alle finals, quella contro la fucina. Diciamo che è arrivata le giornate erano delle finals, però. Alle pre-finals. Noi lì non ci dovevamo essere, eravamo ultimi nel girone. Adesso siamo tra i primi, cioè nel senso l'ha proprio ricambiata tutta la squadra, Andy. Penso che stia facendo un lavorone che... È il cugino. Come ti chiami? Grado. Come ti chiami comunque, Andrea? Come ti chiami? Di nome come ti chiami? Andrea. Andrea Ten? Tu sei Andrea Ten? Ragazzi, vi devo salutare. Mamma. Che domani... Vai, io. Ma no, come te ne vai? Devo andare a dormire. Ma chi ce ne frega dalla scuola? La prova è convincere in 30 secondi. Parliamo un po' di fucina, un po'. Anche degli Olimpo. Tanto l'ho detto ormai loro proprio io mi sono preso quella dalla croce degli Olimpo, vabbè. Ma che deve fare domani? Che deve fare domani? Che lezione c'hai? La scuola dentro. Io domani ci sono le interrogazioni. Tipo? Fisica. Ma ancora si studia fisica, porca miseria. E come no? Ma adesso esco anch'io per lo stesso motivo, domani. Poi? La prima ora che c'hai? Fisica, la prima ora c'ho italiano. Italiano, beh. Poi? Valore di italiano. Ah, bello. Classico. Poi c'ho educazione fisica. A me fa il 31 maggio, ancora italiano. Che fate italiano? Ma non è finita la scuola? Non so fa, cioè abbiamo finito la Divina Commedia, ma giugno. Le interrogazioni. Ma in che anno sei? C'è gli esami quest'anno, maturità. Ecco. Anche lei, Andrea? No, io sono un anno più piccolo, vado in quarta. Vabbè, dai. In quarta? Elementare? superiore. Ah, superiore. Sotto. Mamma mia, il bullo sciscione se la prende con Andrea in quarta. Con i deboli. Ma è una domanda. Si vergogna. Ma era una domanda, raga. Ma che Augusto, Giorgia, ma vai di pure di sabato a scuola? No. Che culo, io andavo pure di sabato. No, io lo capo. Harry, se volete vi lascio solo, cioè fatete, vi lascio un minuto, dai. No, prego, vai. Dai, ti metto una musichetta, vai. Che vuoi sapere? Sabato mattina che fai? Io ho chiesto perché io andavo a scuola quando vivevo ancora in Italia per il mercato, andavo pure di sabato. No, io no. Non ci vado il sabato. In bocca al lupo domani, allora, Giorgio. Grazie. Facci sapere, c'è molta intenzione. Psicodramma Sespo. No, non lo tradirò mai. C'è sta pericolo. Non c'è sta pericolo. No, non posso abbandonare Sespo ormai, cioè. Va bene, dai, ti lasciamo andare. Ti ringrazio, Giorgio. Ci vediamo alla prossima. Ma guarda Harry, guarda che virtù che c'è, un bravo ragazzo. Poi c'è. Guarda che banale.
Guarda il banale che c'è là dietro. No, no, vabbè, ragazzi, un ragazzo che si alimenta bene. Com'è il profilo? Giorgia Salvucci, giusto? Sì. Eccolo. Sì. Eccolo qui, andate a seguirla. Minchia, 52k, era inarrivabile. Prendo una foto a caso, prendo una foto a caso, vediamo se c'è. No, non c'è, si è salvato. Si è salvato i like di Harry. Però c'è il giocatore di Roma che ci ha messo il timbro. No, è bravissimo Harry. Qua c'è il like. Qua c'è il like di Harry? Var. Eccolo. No, ho sbagliato. Vabbè, andate a lasciare il like anche a Harry, giustamente. Immenso. Va bene, ragazzi. Ciao. Ragazzi, vi saluto anch'io per lo stesso motivo. Vado a nonna anch'io. No. Tu che ti interrogano? Dimmi un po'. Giuro, telecomunicazioni, devo alzare la media. Cos'è telecomunicazioni? Io faccio informatica, mica pizza e fichi. Ah, informatica. Informatica. Grazie, Andre. Posso dire che l'informatica è la peggior. Ma infatti io ho fatto informatica e ho scoperto che non voglio fare quello nella vita, quindi proprio cambierò tutto. Ciao! Abbiamo capito perché ti piace il D9, è come di mi piace il D9, però ho capito che non capisce il cazzo. Bravo, caro! Ciao, Andre, grazie mille. Ciao, buonanotte. Allora, signorina Erembro, lei è arrivato per ultima. No, quale squadra tifa di questo girone incredibile, sospeso per pioggia, tra l'altro? Allora, a me piace un sacco la Furia Roja. Jepata? No, hanno un buon gioco, molto bravi, bello. Ok, perfetto. Che c'è, Augusto? Che c'è, mamma mia? Ah, un buon gioco. Chi gioca 3-7 sa cosa significa. Sì, tre assi. Hai saputo che tu sei geloso. Che domani non c'è il portiere dei Blancos, Casapieri. Sì, lo so. Non c'è Casapieri. Non c'è il portiere dei Blancos, non c'è quello Bertocchi, se n'è andato. Che è il portiere dei Blancos. Chi è? È uno di Usmate Velate. Chi è? Di Usmate Velate? Sì, io lo conosco. Lo Yashin di Usmate Velate? Conosco. gioca col Casati Arcore. Ah, con una squadra cara. No, Zizi! È passato! Oh, Zizi! Comunque, hai sempre un sacco di banane là dietro. Vabbè, dai. È la prima cosa. Ma perché questa cosa? Ma, povero Harry, le banane fanno bene, piene di potassio. No, ma inquadra un po' meglio, mettilo in prima fila. Non sei enormi. Ragazzi, le idee ci stanno così, oh. È vero, ne prenda uno, vediamo se sono così. Tra l'altro sono anche buono. No, adesso non voglio iniziare a prendere una banana. No, sono buone. Vabbè, per vedere, insomma, siamo a mezzanotte e mezza, un po' di content. Vabbè, lasciamo. Grazie, merito grazie a Black. Mostri la banana, Harry, mostri la banana, faccia vedere la banana. No. Almeno una, quella che mangi. Vabbè, dai, ma che battuta squali, ma si vergogna, ma veramente imbarazzante, dai. Ma che schifo, dai. Ma da una psicologa, dai, ma cancellatela dall'albo, radiatela. Sta prendendo una brutta piega, eh. Vabbè, mezzanotte e mezza, ringrazia che non c'è Spadoni. È l'ora. È vero. Ma tu rientrava questa? E tu rientrava. Spadoni. Ma che rientra quello? Quello si è addormentato con il numero. Massaggino. Ma Spadoni sarà al settimo cielo, dai. Aspetta che mi hanno detto che c'è nelle storie Golden Stake qualcosa di clamoroso contro il Berto King. Andiamo a vedere un secondo. Ancora. Andiamo a vedere qui, vabbè. Qui Salcedo. Tanta roba. Mamma mia, la serietà, ragazzi. Cioè, la Golden Fucina dovrebbe chiamarsi. Praticamente è un congresso di menti e cieli. Ma che è sto ritiro con la pizza? Vabbè, ragazzi. No, beato, ciao. Aspetta. Silenzio. Ah, il dissing è l'esultanza.
pesante. Posso dire che oggi Bertotti ha fatto più punti che la Golden Tech nella tua storia. Cioè Bertotti ha già fatto 3 punti. È vero. Pesante. È vero, no, non perché voglio prendere le difese, ma è così. Bertocchi raccomandato nel salotto, ricordiamolo questa cosa. Perché? Sono amici, ormai si scambiano favori, quindi... Capito perché, abbiamo capito. Cazzo, il bottione che c'è, Leo. Da quanto è? Da 6 litri quello? Da 2. 2, non so. Infatti mi dura 1 settimana e mezza. Un altro volta dura per sempre. Basta che lo riempi di porta. Donna, si vede? Che cosa? Dipende. Allora, Greg è veramente un... Ah, Greg con affetto... Bravo. Che cazzo è? Patacchini? No. Bertocchi. Bertocchi c'è scritto. Bertocchi. Vabbè, ma Greg è immobile, ragazzi. Greg mi calcola tutti senza ridere. No, ma non è perché a Kingash l'altro giorno gli ho detto che si deve... Allora, non è vero. Perché l'altro giorno a Kingash gli ho detto com'è possibile che in un anno non si è trovato uno sponsor. Io l'ho detto in diretta. Ma King, vedi, perché tu punti sempre a denaro, ecco. L'unico criticato è quello che... Perché Kingash non ti ha ancora regalato niente. Quelli dietro non hanno regalato magliette. Esatto. Ovvio. C'ha tutto il vestiario, tutte le squadre non è ore con una cavacchia in gas, certo, tutti bravi, amico tutti. Posso fare la domanda a tutti? Minchia, domani come non puoi? Domani come lo vedete Colombo con Golden State, ex Furia Rock? Ha fatto bene. Allora andiamo con gli altri. No, scherzo. No, nel senso, non è un argomento per me caldo di domani, però non lo so, io non ho presente. Tu che ti aspetti? Da Colombo. Io mi aspetto che faccia la differenza. Colombo. Perché domani non c'è manco Fratino, non c'è domani. Ah, non c'è Fratino domani? Io non lo sapevo questo. No, non è una cosa positiva. Dimmi. Oh, chi è Colombo? Dimmi. Chi è Colombo? La scoperta America. Ma perché non c'è Fratino? Perché non c'è Fratino, Harry? Starà ma tu sta a vedere la finale dei Champions. Da quello che ho capito va a vedere la finale di Champions. Io l'ho saputo, cioè io lo so da ieri perché c'era la lista, però oggi il Pancio ha detto il motivo perché va a vedere la finale di Champions. No, ma Fravillani ha cambiato nome. Si chiama Cormano Bianconero, ma che schifo. È da bel po' che ha cambiato. Ma che merda. Perché De Cormano? Bah. Giorno che arbitra Cormana, come cazzo è? Giulio Cruz, io c'ho la lista, non c'è una lista che mi ha mandato il Pancio, pure il Pancio ha detto che Giulio Cruz gioca nel giardiniero. No, sta a guardare la live, uno commenta, sta a guardare la live Julio del Cardinale. Grande il giardiniero. Guarda forse live. Forse parte domani per loro. Mezzo il giardiniero, ma pensa a te e a Terracina. Villani, che fa in chat? Ah, ci guardiamo Red Lock Eternals. Guardiamo l'ultima partita. Dai, parliamo l'argomento Colombo, andiamo a bomba su questa partita. Dai, andiamo a vedere l'ultima partita della giornata e l'analizzeremo con il tecnico Rick. Un altro 5-5 per Eternals. E oggi non era giornata. A lui fan dei Red Lock? No, dei La Fucina, però c'è scritto Red. Ma poi perché Red Crazia? È il momento di iniziare la festa. Il derby dello Spero. Il derby del freebooting. Eternals contro Red Lock. La battezza così. Grazie mille, Omiatol. Direttamente dal cerchio di centrocampo. Ecco le due squadre. È la quarta partita di giornata. Red Lock contro Eternals. Una buonasera da Matoshi. Buonasera da Pancio. Ed ecco qua. E dai nostri presidenti, ovviamente. Citti. Erio. Come Citti? Allora, ragazzi, la pausa è un po' troppo lunga. Citti è la quarta partita. Si tu non sei a Milano. Il pallone dentro, attenzione per Mossella. Non è vero.
ma che giocatore è! 1-0 per il Dietro, una cosa. Sì, sì, scusa. Che dico, la pausa è un po' troppo lunga. Perché questa impostazione qua al nostro girone non la fai mai. Così. E le pallone dentro, attenzione per Mostella! Noi aggrediscono tutti molto più alti. E noi quando possiamo gridiamo molto alti. Ma che giocatore! Prendo, guarda, loro qua, 1-0 per il retro! Questo prende la palla, alza la testa e butta la palla dove vuole, poi lui fa un gran bel gol. Però fa un gran gol, però nessuno ha portato la bocca d'angolo, quasi con una sponda. Instakeeper in davanti a cercare il Mastella. Mamma mia, il Mastella! Un'altra volta mamma mia! Ma che dormita qua, ragazzi, Mastella, da Geminiani. Perché non mettiamo i microfoni sui calciatori? Vorrei sapere il commento in barese di Vito, sai che casino. Assolutamente no, proprio. Salvatore Federico proprio per Vito la Volpa. Anche perché più che altro rischiate voi il ban da Twitch. E ancora nessuna carta giocata. Vero. Piccolo punto storico, Di Meo è l'unico. Mamma mia! Cosa premia il fighe. Senza la Volpa lotta, però è Momo che ne esce vincitore. Ma poi attenzione, pure spera, ancora Masella fatto molto con bene, questo pallone in mezzo morbido per il tiro di Sergei, mostruoso. E poi ancora Sergei. No, li interrompo, se tanto stanno dicendo solo stronzate, se dico qualcosa di interessante interrompo il video. Mamma mia, Sergei, impressionante Piccinillo. Riflesso del numero 7 degli Eternals. Carta? Carta sì. Da sì. Parte di Dave, che attiva per i Redlock Eurogol. Non possono segnare da dentro l'area. Meglio Lu come un nickname, meglio l'arbitro che ho sentito, Instakeeper. Instakeeper, direi. Filippi! Dio mio! Fare gol lì. Mamma mia, che bomba! Adesso è un gollasso, eh. Cioè, non è da tutti segnare. Incredibile, ragazzi. Ma ragazzi, ma questo non è umano. Ma che cosa stiamo vedendo? Scusa, di Mancino, oggi gollassi, con tre comunque. Passi. Il genio Vito La Volpa. Mancino, è Mancino. Dice, forse non ha posto la barriera, ma vabbè, sì, quello, vabbè, Pancio, dai. Vabbè, Pancio. Parliamo proprio del nulla. Vabbè, Mancino. Incredibile, di Mancino. Lui lo dice come se fosse una cosa, oh, dai, destro, tira di Mancino. Dai, Mancino, cazzo. È incredibile. Messi! Messi di sinistro. Tanto colpisce di testa, invece che Pereira. Ma perché non lo togliamo questo bravo. Pensava che saltasse la barriera. Attivazione per i Redlock della carta Bomber. Bene. Sul numero 7. Risegna di sinistro. Lui non si era ancora accorto quel bancino. Scusatemi, posso? Ma cosa devo aver perso la lingua per aver perso una partita su 20? Guarda, vedi quello che ti dico. Cioè, a volte pure noi abbiamo fatto queste cagate, però stiamo a cercarle proprio di limarle queste cose. Questo è un altro gol. Ma guarda che le palle inattive in questo sport, cioè in questo, sono importantissime. Questo però è troppo, cioè questo non è uno schema, questo è proprio elementare. No, ma appunto perché si distraggono gli cioè capito, è un momento abbastanza pericoloso. La cosa assurda è che gli Redlock non hanno mai preso gol così. Cioè sono proprio capito. Perché comunque questo torneo teneva alta la concentrazione. Però quello lui fa un gran gol. Restituisco le coppe e vado a casa. Tutto completamente aperto. Secondo te? Molto aperto. Da dove ci andiamo? Mastella! Ma che culo! Che Instakeeper male, eh? 3-2 Redlock! Che Instakeeper, scusate, Sergei. A casa Redlock! L'ho chiamata. Il Cobra Mastella, il grande palazzo, e poi fare... No, 3-2 Qui però arena via. VIP mode via. VIP mode. E arrivano Mastella che ne esce vincitore. Quindi sono Mastella. E anche attenzione Mearini per Mastella, poi Berlini con un tocco. Bravo Sergei. Bravo Sergei. Instakeeper. Siamo a metà della ruota. Viene a prendersi il pallone. Bello. Mastella. Bello. Chiede l'1-2, eccolo ricevuto. Bello. Il Mastella non sbaglia mai. Il Mastella è un UFO. Il Mastella, i Redlock hanno il loro nuovo re che mette Polenta, subito qua. In moto Alex Diamo alla TV, bravo. Berlini. Berlini, bravo. Potente.
Instakeeper risponde presente, poi cade a terra Davide Mearini. Dai. Non gli arriva però il pallone, preferiscono ricominciare i rossoneri del Masseo, che in qualche modo sono ancora lì, davanti, con il Massella. Non è vero, no, questo è Mearini. E il Fiche. Bravo. Anche Mearini non male, eh. Con le parole siamo bravi tutti. Un po' ciao Zebrigno, grazie mille. Pallone forte sul primo palo, allontana Sergei. La deve rincorrere il pallone, lo fa benissimo Filippi. Filippi si è acceso. Filippi, dai! Di Mancino! 4-3! Ancora lui! Mamma mia! Che gol incredibile ha fatto! Micidiale! Ma stiamo scherzando? Come se deve andare in Serie A? No, no, dice di no, alza le spalle. Ti ha sentito e ti ha detto, ma che cazzo sta dicendo? È la più bella della giornata. Eccolo là il Piche. Che perde il pallone, colpo di gioco, poi Salvatore Federico, sì! Salvatore Federico, ma questi Eternals, ragazzi, sono ma qualcuno vuole ribadire Salvatore Federico, per favore, cioè quanto questo giocatore non possa giocare qui ma debba andare in Serie A. Attivazione Salvatore Federico, da parte del mister degli Eternals, fuori Fikeira e Citterio per 3 minuti e un gol. E allora attenzione perché andiamo, Redlock. Allora un attimo solo perché devo chiedere una cosa importante. Abbiamo un'unica persona che decide queste cose. Potrebbe essere il caso del gol dell'assist, quello di tacco? No, devi essere un gol, deve essere un gol a porta vuota. Quello non è un gol a porta vuota. Ok, ok. Poi tra l'altro tra l'altro il gol dell'assist non c'è ancora al Fanta, ho deciso di non metterlo. No, ma il gol dell'assist era allora quello possibilità che con Mearini. Mearini, esatto. Mearini! Questa volta è stato Fiche, amico Fiche. Carta. Attenzione, carta giocata da Just attivazione shutout roulette. VIP! Parte il Massella contro Sergei, no, allarga troppo, Massella tira lo stesso. Bravo Sergei! Sergei questa volta stava per spaccare la recinzione. Lino Sonego Redlock. Grande Lino Sonego. Siamo 4 pari. A proposito, Edo. Dimmi. Mi metti una buona parola con Lino perché ci sei. Attenzione, Vito la Voppa toccato di là dietro dal calcio. Marra proprio fuori dalla partita completamente. Dai, Vito la Voppa. 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 Il centrocampo che manca. Genio! Trovato di 3-3 stava per arrivare la VIP di nuovo. Porca troia. Instakeeper, c'è spazio, c'è il buco. Non ne approfitta però il numero 1. Bravo Santoro. Aumenta il pressing Bravo. Sì. Esce Federico. Salvatore Federico che per un attimo quasi non ha conquistato il pallone. Attenzione, bello, rimane bello a terra Salvatore Federico. Allora Instakeeper. Instakeeper! Ma come Instakeeper ha segnato? Antonio! 5 pari. 5 pari, ragazzi. Era rimasto a terra Salvatore Federico. I Redlock sono andati avanti. Ma non se ne sono. No, non se ne sono neanche accorti. Ma poi confido con Filippi. L'arciere. L'arciere. La finta. Due numeri 10 al confronto. L'arciere. Le condizioni lì. Ah, finisce 5 a 5. Salvatore che è uscito zoppicando. È stabile, È stabile. È fuori pericolo. Questa considerazione. Mazzella a me è piaciuto molto, però oggi ho sentito parlare di Bangal. Secondo me c'entrano poco. Bangal ha il crociato rotto, l'ha specificato Masseo, rientra fra due mesi. Ha detto a giugno fa la visita, ha detto. Manco per la Winter, lui ha detto. Quindi. Io, secondo me con Mazzella c'entra poco Bangal. O lui o Massella gioca, non ripeto insieme, che mi sembrano tutti e due giocatori. Massella, Massella è VIP. Non dico questo, però in campo poi gioca uno solo di loro due, non giocano tutti e due. Allora non tira, perché comunque poi quando c'era Moscardelli e Sergio riuscivano a giocare insieme. Secondo me Massella, ma erano diversi, però. Non erano diversi. Più che Massella con Sergio. Cioè, secondo me Bancal fa all'esterno e Massella centravanti, come ha fatto Sergio Cruz con Moscardelli. Sergio Cruz giocava esterno, Moscardelli il pilastro. Massella è a livello di Cruz? No,
psicodramma. No, no, no. No, no. Marcella oggi ha fatto benissimo. Per me è l'unico che si salva diciamo, nel casino Redlock. Però rega Sergio Cruz è ingiocabile. Ma secondo me era quello. Secondo me è meno dinamico. Non lo so, a me più centro avanti, quella... Sergio era diverso. Ma Sergio Cruz no, Sergio è la categoria. No, 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 beh, indubbiamente è forte, però rispetto a un Sergio Cruz no. Cioè, Sergio Cruz tutta la vita. Giocava anche per la squadra, c'era molto a proteggere la palla, apriva gli spazi. No, poi la grinta, ragazzi, cioè, non so, ho visto, anche se Massella adesso è arrivato, quindi aspettiamo, vediamo, anche se ha fatto benissimo, quindi poi è sicuro che si rivela poi tipo il fenomeno assoluto. Oh, era anche la prima, sì. Massella, la appunto, appunto, si è adattato molto bene. Allora, su Mangal, io voglio dire una cosa, Prego. Occhio di dire che Mangal quando rientra spacca, perché Mangal con la G. Mangal mi ritorna a un crociato e poi i giocatori sono cambiati, non sono più quelli della Summer della scorsa edizione e non c'è più Faina in porta. Mangal è un fenomeno. No, secondo me torna. Minchia. Ragazzi, scusate, ma lo conosco da tanti anni. Come Greg qua, parenti, amici. Allora, domani ragazzi domani gioca anche la Fucina, penso che saremo tutti incollati ai... Hanno avuto i risultati? Ah, che risultati? Come risultati? Io ho capito adesso. Allora domani li metto. Poi Eterna oggi, dopo. Si inizia con Gold Stake Black Swan, Muchachos la Fucina, Blancos Gold Stake la Fucina, Black Swan, Blancos Muchachos. Abbiamo qui rappresentante massimo della Fucina, Augusto Ciscione. Che cosa si aspetta dalla giornata di domani? Massimo Augusto. Quanti punti? Riscatto. No, ma secondo me non è una questione di punti, secondo me è una questione di riscatto proprio, perché dobbiamo fare sicuramente meglio nelle cose che abbiamo sbagliato. Sicuramente dobbiamo migliorare quelle che sono le nostre fragilità, soprattutto per quanto riguarda le carte e alcune situazioni di gioco. Abbiamo provato oggi, spero che l'abbiano fatto, ecco, così mi è stato detto, delle situazioni nuove, abbiamo messo a punto delle nuove strategie, però ecco, sicuramente dovremmo fare molti più punti dell'ultima volta. Difficile farne di meno, difficile farne di meno, Agu. Ah, è possibile, però fare di meno. Allora, io ho visto un volto nuovo. Ma è attento una story, donna. Lo faccio vedere nella story, però nella story Instagram. Guarda, ecco questo qua. Chi è? Ah, va, quello è l'organizzatore del draft. L'organizzazione del draft. Lo conosco io, si chiama è Mirko. Cosa ci faceva qua? Perché fa effettivamente quella. Ma il draft, vede con le sue cose nostre e poi va di avversari. Questo è così. Bravo. Rick, che cosa ride? Prende in giro Harry, ma che cazzo ride? No. Sì. No. Ma non è che lui non volto le tue mantre. Ma no. Non credo. No, non sa mai, Allora, e non penso che ci sia Reddit, vai. Tommaso, ma il feticista non l'ha preso nessuno? Lo sai che non lo so? E il boss della tecnica giocava da qualche parte? No, nessuno. Non c'è. Hanno messo all'inizio, ma la tecnica di che? Non lo so, tecnica, cioè coi piedi ci sapeva fare. Insieme. Ma non so, a pallone forse fa qualche altra cosa. Poi raga, nessuno capisce. Oh, rotto, allora, non lo sanno che era un feticista dei piedi, non penso davvero. È vero. Nelle teorie del rotto ci sono il rotto, Amarra e sono insieme a Perez in una discoteca. Quindi? Allora. Io direi di guardare il Reddit della GOT, se siete d'accordo, perché qua c'è... Qualcosa c'è? Vabbè, vediamo prima questi e poi in caso andiamo su Reddit della GOT, che qualcosa c'è. Allora, fra Lullo, Luca Coin, mi arriva conferma di Fonseca al Milan, dovrebbe firmare prossima settimana, dopo oggi non occuperò più di comunicare, ok, le info di mercato del Milan, e sotto, 34 minuti, continua a silenzio in tedesco e spagnolo, molto coerente.
completamente in dopamina. Questa, ragazzi, comunque tanta roba. Oh, ci va l'arbitro che gli va a dividere, gli dà il cartellino giallo in entrambi. Andy McGregor. Adesso lo chiamo. Ti prego. Attenzione. Ma cos'è? Sono degli spasmi. Sì, sì. Verrà tipo tanto. Amore, ho buttato il panno azzurro che è stato... Vabbè, raga, un TikTok del il buon chef Franco ogni giorno. Di Orto. Secondo me c'è un po' di gelosia con chef Franco, secondo me. Come si chiama? Questa? Penso sì. Sì. Che roba è? L'eredi della GOT. Allora, come si fa a mettere new qua? No, hot. New. Alcune grandi rivalità della GOT. Bertocchi, Pengui... Ah, hai detto? Bertotti, Penguin, Andy Nine, Canella, Masseo, con la chat, perché oggi ha litigato anche con la chat. Perché oggi è stato... Ah, non l'ho visto andare di casa. Ma come mai? Ma non legge una pagina, no? Ma manco è partito pensionato, chiude così la campagna elettorale. Io prendo a casa. Allora, questo è il link del salotto della GOT. Se volete sentire altri meravigliosi passi di questo libro, andiamo in live tutti i giorni. Anzi, tutti i giorni. Allora, due, tre, a voi pensate che questa sia una pubblicità per il libro? Questa è una pubblicità negativa, ragazzi. Perché è evidente che non compra nessuno se questo continua a dire sti pezzi. Vabbè, noi diciamo tutti i giorni. Voi lasciate il like. Non c'era Manfredi, che fino ha fatto? Stava a macchina. Stai in macchina. Vuole chiudere con qualcosa per dire di domani? Chi si pensa di domani che possa fare il risultato? La cucina. Non so come parlare in italiano. Due. La cucina, le vince tutte e due, la cucina. Faccio, La cucina. Complimenti. Grazie. Elena, lei invece? Lei? Allora, ovviamente quello che spero è la fucina, però non lo so dire perché io porto sfiga nei pronostici. Molto bene, anche perché non si ricorda le squadre di domani, dica la verità. Sì, infatti, non me le ricordo. Che cazzo giocano? Harry, benissimo. Se ci prende una banana ci farebbe una cortesia, però vabbè. Ti prendo una banana. Che cazzo. Vai, anche due, bello. Una per me. No, firma. No, ma Elena, lei che... La scelga bene, turgida, non una palmatura. Città del fiume. Che bananone. Grazie. Ma come apre? Io pure l'apro così. Cazzo ride? Non lo so. Lei è vergognoso. Che cazzo ride? Non sto a ridere. Non stai a ridere. Stai a piagne. Mi sembra quasi. Io sono mangiato qua da bambino. Se voi aveste visto dei documentari, le scimmie le aprono da lì. Ma comunque, le scimmie si mangiano pure
si tirano fuori dal culo, cioè non è per quello, sono un esempio. Dica, dica, Harry, dica, domani come la vede? Guarda, se domani non si fa bottino pieno, se fosse il presidente qualche riflessione me lo farei. Oh mio Dio! Augusto, Augusto. Secondo me domani bisogna per forza fare bottino pieno, perché ci sono anche un paio di scontri diretti di altre squadre. Però noi dobbiamo pensare a noi. Facciamo il nostro, poi si guarda la classifica. Pesantissima situazione della Fucina. Comunque anche il presidente ha detto prima che sicuramente, se non dovessero arrivare i risultati, ci saranno delle riflessioni sulla panchina soprattutto. Augusto non è a rischio perché ha un contratto fino alla fine dell'anno, ma sarà da valutare ovviamente il lavoro fatto dallo staff tecnico della Fucina. Allora, per chi non avesse capito, Pancio stasera non arriva, che lo chiedevano. No, perché da inizio live che lo chiedono, ma c'è Pancio. Allora, domani Golden State Black Swan, Muchachos Cucina, Blancos Golden State Cucina, Black Swan, Blancos e Muchachos. Perfetto, si è capito tutto. Ti raccomando, Augusto, non ci deluda. Abbiamo tutto il pronostico. Sì, se però vuole... di tutto per accontentarvi. No, non abbiamo fatto il pronostico. Se vogliamo farlo al volo, vogliamo fare? Vai. No, io non lo faccio. Tanto non li fanno i pronostici loro, Harry. Pare, facciamo pure sulle altre squadre come l'abbiamo fatto l'altro giorno. Ah, le altre squadre sì. Allora, Furia Roca, Red Lock, vince Furia Roca. Dai, su. Veggente. Dai, Golden Stake, Golden Stake, Black Swan. Golden Stake. Golden Stake domani c'hanno un paio di troppe assenze. Anche chat? X. Io pure X fisso, dico. Come ci Black Swan. 1X. Io dico c'è la doppia, fino alla doppia. Ah, non c'è, non c'è. Io dico due, disastro totale secondo me dei Penguin in panchina. Farà il protagonista, butterà la partita e vince, e vincono i Black Swan. Concordo. No, X. Muchachos Cucina. Facile. Si legge dalla ruota. Facile. Non dico nulla. Mi estraneo. Vabbè, due, dai, dovrebbe essere due, ragazzi. Domani deve essere due, eh? Per forza, allora. Perché sennò faccio una gran figura di merda. Deve essere due, ragazzi. No. Per forza. Blancos Golden State. Uno. Come sempre, Blancos, uno. X. Az. La Fucina, Black Swan. Facile. No, dai, questa non è facile, questa è proprio il rischio. No, sì, questa è Black Swan in ciabatta. Comunque, tre volte diciamo che punti ha detto che c'è la sei venduta. Vabbè, meno male. Ah, la chat comunque vuole 6 punti. Augur, la chat vuole 6 punti. Blancos Muchachos 1. Io ti dico, sai che dipende. Secondo me, se i Blancos vincono la prima, la seconda di solito la perdono, la pareggiano sempre. Ah, oh, perché c'hanno un grande portiere. Questa mi sembra una partita strana. So. Blanco senza portiere, è forte pure quello che hanno preso. Guarda che non dico il nome, ma il portiere è forte. Mattia. Mattiaci. No, allora, ragazzi, siamo arrivati alla fine. Ringraziamo gli ospiti meravigliosi, Ede, Rick. Salotto della GOT, Greg, che abbiamo messo anche il link. Grazie Augu, grazie Harry, ragazzi, in bocca al lupo a Giorgio. Ciao a tutti. Ma non c'è più da sta dormendo. Vabbè, in bocca al lupo. Allora, chat, decidete ride tra Tony Costanzi, Micol o Giada, decidete voi. Chat. Chi? Tony Costanzi, Micol o Giada Rose, prego. Chi è Tony Costanzi? È uno di RP, è uno di RP. Giada, Micol. Micol gliel'ha fatto l'altra volta, fai la Giada. Micol. Giada. Augusto, scegli tu. Quello fa vedere. Ma come fa vedere? Allora, Micol è mia. Giada è la poliziotta. Ma come Micol è tua, no? No,
salutarmi. Allora, Nicole. Io vado. Che bell'uomo. Piacere, sor figlio dei miei. Oh, Giada. È mia. No, Nicole, Nicole viene sempre a sparare con noi. Ma Giada sta senza cam. Perché non riesco? No, no, Nicole, sì, dai. Quale Nicole? Sì, sì. Sta senza camera, manca poco. C'è anche Berlino, manco Berlino. Ma Nicole. Vabbè, sono tanti in live, ragazzi, noi possiamo farle a tutti. Va bene, raga, grazie mille a tutti, è partito Oride, io bene, salutate, viva la fucina, ragazzi.